l'architetto Andrea Giletto di Asso Restauro. Dovremmo vederlo qui con noi. Siamo in forma ibrida, come si dice, no? In presenza e online. Ormai siamo abituati in questi 2 anni. Buongiorno, ecco, io non ho un monitor di ritorno, quindi la vedo, però diciamo che le lascio la parola. Vediamo se si sente, se la sentiamo. Architetto Andrea Buongiorno a Giletto, tutti. buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Solo un breve saluto introduttivo da parte dell'associazione che rappresento. Io sono direttore di Asso Restauro, che è l'associazione nazionale che rappresenta il mondo del restauro in Italia e all'estero. La giornata di oggi mi sembra abbia tre parole chiave di discussione: architettura, Mediterraneo e sostenibilità, che sono tre elementi che in qualche modo hanno sempre a che fare con la parola restauro. Restauro come atteggiamento, quantomeno. Il restauro ha diciamo un iter peculiare di lavoro, che è quello del dialogo con l'edificio, dialogo con il contesto urbano, il dialogo con il paesaggio, per capire quali sono le necessità e quindi, in conseguenza di questo dialogo e di questa conoscenza, andare ad operare sul costruito esistente o sui paesaggi che ci circondano. Il Mediterraneo ovviamente è un'area ben definita, che ci vede come Italia parte, quindi le tecniche costruttive, i modelli sono molto simili e ricorrono in tutta l'area del Mediterraneo. Nella slide che state vedendo vedete una parola: restauro made in Italy. Questo cosa vuol dire? Che nel 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto l'eccellenza del restauro italiana come parte delle eccellenze del made in Italy. Siamo abituati a riconoscere il food, il fashion, il design come nostra grande eccellenza nel mondo. Bene, oggi nel 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi il Ministero degli Affari Esteri, che è il portatore del Made in Italy nel mondo, riconosce questa eccellenza come parte di questo sistema promozionale molto più articolato. Ovviamente la parola restauro ha influenza, diciamo, più nella casa della cultura che nella casa del costruire, con tutte quelle parole che vedete, tra cui ricorrono quelle le parole di oggi: sostenibilità, architettura e ambiente. Vi rubo solo 2 secondi per raccontarvi un po' com'è cambiata la politica di promozione nel restauro in questi anni e per dare una disponibilità ai presenti oggi al convegno, è un'opportunità di collaborazione sia in Italia che all'estero, portando la voce delle nostre competenze e capacità nell'ambito del restauro. La comunicazione è uno degli elementi fondamentali che sono stati sviluppati o implementati, diciamo, con questo ingresso nel Made in Italy, con la costruzione di una serie di video. Adesso ne vedete alcune immagini, non c'era tempo per farli vedere tutti, quindi lavoriamo su documentari, su webinar internazionali e siti e visite virtuali e in presenza ai siti di interesse storico in Italia, cioè dove siamo presenti per diritto di suolo, ma anche all'estero, dove le aziende italiane, le realtà, i professionisti che si occupano di restauro sono sempre più presenti come esperti e come eccellenze di questo settore. Sempre più quelle interazioni del mondo del restauro all'estero, e quindi, visto che parliamo di Mediterraneo, non parliamo solo d'Italia, sempre più c'è una richiesta delle nostre competenze all'estero, proprio per valorizzare e utilizzare queste competenze nella valorizzazione dei paesi e nella crescita economica, nel rinnovamento di un'offerta di turismo culturale che sempre più è centrale nelle politiche di crescita dei paesi esteri, come del resto lo è in Italia. La formazione è un altro degli elementi fondamentali, e oggi siamo qui a raccontarci proprio perché la parte di dialogo e di formazione, non solo con il monumento, come dicevo prima, ma anche con chi opera nel settore, è fondamentale per cercare
linguaggi comuni. Quindi, quando all'inizio ho parlato di promozione del restauro, il restauro non è un oggetto che si può vendere con una pubblicità, ma deve essere promosso attraverso la creazione di un linguaggio, di un dialogo comune che possa portare a migliorare le capacità di ognuno di noi attraverso materiali, tecnologie e competenze, migliorare la capacità di trasmettere alle generazioni future e valorizzare, perché questi sono i due temi, l'equilibrio difficile da gestire oggi tra tutela e valorizzazione. Il costruito esistente. Volutamente non sto usando la parola monumento perché oggi parliamo di architettura e quindi credo che si debba parlare di un contesto costruito diffuso e non solo di quello che riteniamo degno con la parola monumento di essere considerato bene culturale. Il terzo elemento che contraddistingue questa politica di promozione del restauro è l'applicazione delle tecniche di restauro, quindi attraverso i cantieri pilota nei paesi che ci ospitano. Qui vedete un cantiere pilota che è in svolgimento proprio adesso con il Direttorato Generale delle Fondazioni in Turchia per il restauro della moschea di Imraor, che è stata costruita nel 500 sui sedimenti dell'antico monastero di Studion, che è il primo insediamento cristiano a Costantinopoli. Quindi anche qui c'è un dialogo non solo tra professionalità e con gli edifici, ma c'è un dialogo anche tra due contesti sociali e religiosi che devono convivere all'interno dello stesso luogo, la moschea ottomana con i sedimenti e il parco archeologico bizantino. Parliamo di Mediterraneo, questi sono un po' i paesi di interesse su cui stiamo operando in questo momento e vedete che l'area del Mediterraneo è centrale nelle politiche di promozione perché sono i nostri vicini di casa e ci vedono da vicino. In ultimo, per dare sempre una relazione tra la parola restauro e quella della sostenibilità, voi sapete che l'Italia è portatore sano dell'unico protocollo mondiale di sostenibilità che è specificatamente dedicato agli edifici storici. Il GBC Historic Building è un protocollo italiano, è in fase di internazionalizzazione. Noi abbiamo un accordo con GBC Italia, Green Building Council Italia, per portare all'estero e cominciare a lavorare con i principi che GBC ha definito come valenza storica, che sono un elemento di premialità che sta in questo protocollo di sostenibilità. Quindi architettura, Mediterraneo, sostenibilità e restauro credo possano essere coniugati per andare avanti nei lavori di oggi. Vi ringrazio e chiudo la condivisione dello schermo. Grazie ad Andrea Grilletto, Asso Restauro. Un altro saluto. Allora, due cose brevi. Innanzitutto si parla di Mediterraneo e architettura. Esce spesso la parola pittoresco, no? Per quanto riguarda il Mediterraneo. Ci siamo? Allora, mi interrompo. Le due cose che dovevo dire le dico dopo. Abbiamo Stefania Ganz, ANAB. Vediamo se c'è. Problemi di connessione, vado avanti. Allora, diciamo il termine pittoresco che dovrebbe essere una cosa da cui in qualche modo staccarsi, perché è la tradizione esasperata, iperbolica e quindi. Ma relativamente all'architettura, per esempio, avendo collaborato con Cherubino Gambardella, no? Professore a Napoli, ha fatto uno studio sulle pergole del Mediterraneo, per esempio. Ecco, lì si va sul discorso invece della tipologia e si può avere il coraggio di intervenire anche con strutture leggere su quello che è stato fatto. L'altro tema che mi piacerebbe trattare è con Alfonso Femì, architetto qui presente, con un progetto, per esempio. Abbiamo fatto quattro viaggi in un format che si chiama Mediterranee Invisibili. Questo per dire che i nostri viaggi andavano a vedere il costruito, quello che restava, quello che andava restaurato e conservato, ma anche quello che si fa in questi luoghi, perché il termine seconda casa o la casa dove poter andare in vacanza è un conto, il luogo dove risiedere è un altro. E allora forse il sud, se parliamo di Mediterraneo, attraverso dei progetti di riqualificazione e di, per esempio, dell'area grecanica calabrese, no? Che ha riportato in luce tutta la cultura del greco antico, che non si parla più in Grecia, ma si parla nella Magna Grecia, nelle colonie, piuttosto che altre lavorazioni artigianali.
Questo ha portato le ragazze a non scappare più e quindi ad abitare quei luoghi. Non ultimo, i borghi storici, sapete benissimo che il Recovery Fund ha dato dei soldi per alcuni comuni che hanno presentato dei progetti interessanti per poter, come dire, ristrutturare in maniera corretta, secondo le direttive che abbiamo appena ascoltato, per esempio, dei borghi antichi. Uno su tutti che ho conosciuto, Badolato, in Calabria, sulla Calabria Ionica, che ha vinto tra tanti altri comuni questo. E io sono curioso di capire che cosa succederà, magari anche grazie a convegni come quello di oggi, alla vostra presenza online, e siete tantissimi su GoToWebinar e la presenza fisica qui, si fa un po' più di cultura, come diceva Brodel, l'identità della France, che è uno dei più grandi studiosi, no? Del Mediterraneo, perché il Mediterraneo, come diceva Andrea, è un luogo di paradigma, di esempio, che esportiamo in tutto il mondo. Mi ha fatto specie vedere dei siti sul Mar Caspio. Ho visto l'altro giorno che il Mar Caspio, che è un lago chiuso fondamentalmente, è un mare chiuso, ha perso una superficie di acqua pari al Belgio. Questo mi ha colpito tantissimo questa cosa. C'è anche da capire, e qui chiudo davvero, quanto il restauro, il recupero, debbano dialogare con i cambiamenti climatici, ma avremo chi meglio di me tratterà questo tema. Giovanni Carbonara è qui con noi? Ok, perfetto. Professore architetto, farà una breve riflessione sulla vicinanza di restauro e sostenibilità, quello che ho appena finito di dire, infatti stavo per arrivare lì. È una comune mentalità di non di consumo. Giovanni Carbonara, buongiorno. Eccoci, prego. Allora, sul tema proprio del... Intanto ringrazio per l'invito a questo interessante convegno. Sul tema del restauro dell'identità, è stato pubblicato, proprio promosso da GBC, Historic Building, un numero speciale della rivista Recupero e Conservazione, del luglio 2021, con prefazione del professor Alessandro Ippoliti, che è presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di Asso Restauro, no? Di cui Grilletto ha parlato. E cosa si osservava? Che il concetto di sostenibilità è proprio della disciplina del restauro, disciplina che mira a conservare, o che dovrebbe conservare, a riusare, a non sprecare, a riciclare, a non occupare suolo libero, anche a riflettere sulla sapienza delle tecniche tradizionali e sulla loro sostanziale frugalità, che è una qualità oggi un po' perduta. Tanto più se il restauro è inteso in quell'accezione di restauro misurato, rispondente al criterio del minimo intervento, che è un criterio definito nel nostro campo del restauro fin dal Settecento, prima in relazione ai dipinti, poi delle sculture, poi adesso all'architettura, e quindi al criterio del minimo intervento, no? Fare poco, studiare molto per fare poco e fare bene. Purtroppo questa concezione è ancora minoritaria, molte volte il restauro si intende come libera invenzione in certi casi o come ritorno all'antico splendore, via dicendo. Non è questo, è qualcosa di molto più semplice. Questa concezione, direi, misurata del restauro va ancora diffusa nel mondo universitario, professionale e di impresa, ed è una concezione spontaneamente alleata e amica della sostenibilità. Non si tratta di solo di pura conservazione, no? Ma di una sapiente e feconda collaborazione di tradizione e modernità, che sappia però fermarsi al punto giusto, diciamo così. E l'economia circolare, ma soprattutto la sostenibilità energetica, cioè sono tutti valori, purché, a mio avviso, non si cada nella trappola di un ecologismo industrializzato, no? E nuovamente sottilmente di consumo, fintamente risolutivo. Se si può, bisognerebbe ricorrere e ragionare su tecnologie passive, tradizionali e anche artigianali, legate alla natura specifica dei luoghi, questa frugalità di cui dicevo prima. In questo senso, l'architettura mediterranea può essere davvero maestra, specie se architettura povera, concepita e realizzata con pochi mezzi nel passato, ma con tanta intelligenza e capacità di osservare la natura e i suoi comportamenti. E sempre trattata e accompagnata da una paziente manutenzione, altra parola magica troppo spesso dimenticata. Per chiudere questa breve introduzione, diciamo, volevo citare alcune riflessioni. Una è di un architetto
che designer, creativo o quant'altri mai, Ettore Sottsass, il quale dice: mi viene in mente che forse non posso essere un architetto moderno, perché sono un architetto mediterraneo. E poi aggiunge, scherzosamente, la modernità non è stata forse inventata dalle popoli del nord, dove fa freddo, dove piove molto e la frutta non si riempie mai abbastanza di zucchero? Ma a parte questo, una seconda riflessione è di Peter Zumthor, un bravissimo architetto svizzero, che si domanda perché nell'architettura recente si riscontra così poca fiducia nelle cose più peculiari che distinguono l'architettura: il materiale, la costruzione, il sorreggere e l'essere sorretto, cioè la tettonica fondamentale, la terra e il cielo. Così poca fiducia negli spazi liberi di essere autenticamente tali, spazi in cui si ha cura dell'involucro spaziale che li definisce, della consistenza materiale che li caratterizza, della loro capacità di ricezione e di risonanza, della loro cavità, del loro vuoto, della luce, dell'aria, dell'odore. Cioè questo richiamo agli aspetti appunto materiali e semplici dell'architettura, di uno dei più bravi architetti contemporanei. Andando avanti, su un altro fronte, che invece non è quello né degli artisti né dell'architetto, ma dei letterati, penso a una frase di Ivano Dionigi, che è un latinista, già rettore dell'Università di Bologna, che si rifà ai tempi della cultura classica. Lui la vede i classici come caposaldi letterari, però potrebbe parafrasare la parola i classici con gli edifici antichi, e dice Dionigi: ci comunicano l'eredità della tradizione, della parola comunicare, cioè dentro la parola munus, che vuol dire il dono, cioè vale a dire ci portano in dono una diversa unità di misura, che ci libera dalla necessità di essere nuovi per forza. I classici ci rendono partecipi di una storia che ci precede e che noi a nostra volta precediamo. Questo inserisce nella storia, rispettosamente, lega restauro e sostenibilità. Un'ultima frase che mi ha colpito è: su un muro di Salerno c'è una scritta, curiosamente, presa da un pensiero di Theodor Adorno. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. Ecco, questo è uno dei compiti del restauro anche, e direi alleato forte della sostenibilità. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, professore. Beh, è curioso che abbia citato Zumthor, che non rilascia mai interviste, che però col suo lavoro ci insegna che cosa vuol dire usare la pietra, anche solo quello. O Sottsass, che si definisce architetto mediterraneo, ma è nato a Innsbruck e ha vissuto negli Stati Uniti, poi aveva la casa nelle Oglie, lo sappiamo, però al di là di quello mi piace molto questo paragone con due architetti. Poi Sottsass stesso diceva: ha iniziato a fare design perché non riusciva a fare architettura, no, all'inizio, quindi lo ha dichiarato spesso. Però ecco, questo è molto bello, anche perché ha utilizzato delle frasi giustissime e bellissime. Grazie a Giovanni Carbonara. Mi dicono dalla regia che abbiamo Stefania Ganz Anab. La regia, il pubblico presente, ibrido, siamo in tanti peraltro, perché siete tantissimi a casa. Adesso mi danno anche il numero, mi stanno continuando ad aggiornare. Nel frattempo io sono Giorgio Tartaro, giornalista, cerco di spiegare agli altri quello che io stesso non capisco, quindi questo è il ruolo del giornalista normalmente, però sono molto interessato e purtroppo il cappello bianco denuncia. Eccoci, prendevo tempo. Stefania, buongiorno. Ah, buongiorno, scusate, buongiorno a tutti. Posso dire una cosa? Ero al Festival del Cinema, Nomadland, l'attrice protagonista ha fatto esattamente come lei, è entrata senza microfono. Ecco, e uno allora, in sala, sono onorata. Romano, ridendo, ha detto: oh, si vede che non è abituata a fare webinar. Infatti, ma lei nonostante il Covid. Lei è abituata, prego. Sì. Allora, grazie, un saluto a tutti i partecipanti. Innanzitutto sono Stefania Ganz, in quanto rappresentante di ANAB, Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica, porgo i più calorosi saluti a nome del presidente onorario Siegfried Camana e di tutti i componenti del consiglio direttivo, il vicepresidente Glielmi, segretario Mannino, Caglioni, Cavinato, nonché di tutti i nostri referenti territoriali e tematici.
Poi ringrazio naturalmente Atena, in particolare i relatori Emma Francia e Luigi Vantangoli per questo evento e per i loro contributi che saranno sicuramente interessanti, come sempre. Il professor Rogora, storico docente dei corsi ANAV, anche lui. E naturalmente il nostro presidente Paolo Rava, anche lui relatore in questo incontro. Sono E qui poi tutti di so fronte a noi, li vediamo qua di fronte sì, bene. a tutti. Però ha spoilerato i nomi, io volevo fare uno per uno. No, scherzo, prego, non la interrompo più. No, 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 anzi è un piacere se mi interrompe. Allora, ecco, un ringraziamento particolare e un'infinita gratitudine la presenza di due figure importanti che intervengono in questo convegno. Il primo sicuramente è il professor Carbonara, che ha già parlato, ma non solo in quanto esponente internazionale nel campo del restauro, una figura immensa, ma anche, devo dire, se posso fare questa piccola aggiunta a livello personale, perché è stato il mio professore al corso di specializzazione post laurea in restauro dei monumenti a Roma e ne conservo davvero un bellissimo ricordo, sia per i contenuti di altissimo livello, sia per la sua umana capacità didattica. E l'altra persona è sicuramente Norbert Lanchner, anche lui noto a livello nazionale, non solo, per la sua capacità di trasmettere sempre con tanta passione e calore le tematiche ambientali legate al mondo dell'architettura e dell'efficientamento energetico, ma a partire dagli anni Ottanta, quando ancora se ne parlava molto poco e non con le giuste motivazioni che lui è riuscito invece a trasmettere. Quindi questa giornata incentrata proprio sul tema della sostenibilità dell'architettura mediterranea è particolarmente importante per dare un senso a quello che stiamo affrontando oggi nell'ambito del settore edilizio, no? Particolarmente critico, devo dire. Intanto, ecco, volevo fare un accenno breve per quanto riguarda la nostra associazione, che cosa va a fare e cosa ha fatto in tutti questi 30 anni. Va bene, credo che ci siamo, ce l'ho fatta. Allora, intanto l'ANAB è un'associazione, come dicevo prima, che ha oltre 30 anni di esperienza e il suo punto focale sono diversi in realtà, però diciamo che come punto focale principale è quello sia di fare formazione, poi ne parleremo un pochino alla fine, e sia quello di essere parte attiva per quanto riguarda la certificazione di prodotto ecologico insieme all'Istituto di Certificazione CEA, che è un istituto bolognese di vecchia data, anche lui, e si occupa solo di certificazione di prodotti biologici. Quindi noi contribuiamo con i nostri standard e tra l'altro siamo anche in fase di revisione per adeguamento ai CAM fondamentalmente, proprio di tutti quelli che sono appunto i parametri per un buon prodotto nel campo della bioedilizia. Abbiamo una rete di tecnici bioedili, di ricercatori, di professionisti interessati ai temi della salubrità, del basso impatto ambientale, delle costruzioni, della tutela del paesaggio, delle tradizioni locali, che è un po' quello che diceva prima il professor Carbonara, no? Quindi c'è un forte legame tra quello che è appunto la bioedilizia, la bioarchitettura e anche il restauro, perché comunque il discorso della biocompatibilità sono molto affini. Diciamo che ANAB è una tra le prime associazioni di architettura in Italia che si è occupata in maniera prevalente di questa materia. I suoi obiettivi, come dicevo prima, la qualificazione professionale dei progettisti e le conoscenze anche del grande apporto che ci danno quotidianamente gli artigiani che sono votati fondamentalmente solo per questo tipo di approccio nell'edilizia e poi, come dicevo, la certificazione e promozione anche dei metodi costruttivi dei materiali e non da poco, non in ultimo, anche la sensibilizzazione degli utenti della casa per quanto riguarda soprattutto il fattore della salubrità. L'architettura bioecologica ha come suo principio la salubrità, lo dicevamo prima, e una progettazione consapevole, una conoscenza adeguata dei materiali. Per questo dicevo che l'attinenza al restauro è fondamentale perché comunque anche nel restauro si utilizzano molto spesso i materiali della tradizione che devono essere assolutamente compatibili con quelli dell'edificio storico. Anche nella bioedilizia l'approccio è sempre stato quello vicino ai materiali più possibilmente naturali,
sia di tipo minerale che di tipo vegetale, quindi con questa buona dose di rinnovabilità, perché dalla vegetazione, dall'agricoltura, si possono veramente, dagli scarti dell'agricoltura si possono veramente fare degli interventi molto interessanti e a bassissimo impatto ambientale. Un altro fattore a cui teniamo molto è il discorso del consumo del suolo, di preservare il paesaggio e quindi le sostituzioni edilizie in chiave bioecosostenibili e alta efficienza energetica sono sempre al primo piano, ma anche il recupero, ecco, ove possibile, per quanto riguarda soprattutto il riuso di edifici inutilizzati e delle aree dismesse, sicuramente questo è il punto di forza su cui può puntare un paese come il nostro, che basa il suo interesse soprattutto sulla bellezza. Dovremmo ritornare a questi valori e non dimenticarcene in base a, invece, a quello che attualmente è un po' sostituito dal fattore più del tecnicismo spinto e non anche da altri valori che sono parte integrante del nostro essere. Sappiamo quanto impatta il settore a livello europeo, ma anche a livello mondiale, tutto il settore edilizio, pertanto, ecco, e sia anche le emissioni che questi producono, sia nella fase di estrazione, di produzione, e anche di messa in opera. Quindi questi sono fattori, ecco, che voglio darvi solo come input, ma che conoscete, sono dati, possono essere anche altri, ma nella buona sostanza sappiamo che l'impatto è sempre molto forte. Quindi la biocompatibilità dei materiali è fondamentale per Quella è noi, per tutti noi. la lettera di San Giulio, giusto? Bravissimo, sì, Io sono andato la là come. godoro. Sì? Diciamo, questa è una ripresa che ho fatto l'anno scorso, credo, dove si vede appunto quanto sia importante il paesaggio per noi, quanto dobbiamo averne cura e preservarlo in tutte le sue dinamiche, anche Se in pensiamo che chiave. le industrie del lago d'Orta avevano ucciso il lago, non so se si ricorda, se lo sa, immagino di sì, e poi il lago è ritornato a vita grazie all'immissione di bicarbonato, se non sbaglio, che ha portato sul fondo queste particelle velenose e sono tornati i pesci. Scusate, piccola digressione, però chiaro che questo paesaggio bellissimo dove hanno girato tanti film è ancora bello adesso, in realtà negli anni del boom economico ha avuto dei seri problemi, insomma. Poi ci si è resi conto degli errori che si sono fatti. L'industria ovviamente è un'altra parte, però l'industria deve dialogare con la preesistenza e con gli uomini, no? Scusi l'intervento. No, 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 assolutamente giusto, e si collega anche al discorso ambientalista a cui noi teniamo tantissimo, e ne parlerà dopo Lanchner, no? Cioè quanto sia importante recuperare e rispettare l'esistente e valorizzarlo, perché finché non lo riconosciamo come un valore aggiunto non ne prenderemo mai cura. Quindi ben venga, insomma, gli interventi ci sono stati nel passato, ma non è che finisce lì. Dobbiamo continuare a conservarlo e anche amarlo sempre di più, in qualche modo, con i nostri interventi come professionisti abbiamo anche questa responsabilità, sicuramente ha ragione. Posso fare una battuta, secondo me da giornalista, però diciamo che sonda i temi di architettura. Una delle prove dell'architetto è la scala, no? La scala proprio per salire e per scendere. Gli interventi forse più criticati nel restauro contemporaneo, del contemporaneo, sono proprio le scale per questioni di sicurezza, no? Le uscite. Ora, ci sono esempi che non vorrei citare, però. Dal Broletto di Milano per arrivare sino alla chiesa dell'Annunziata, se non sbaglio, a Venezia, secondo me bei progetti, però non compresi, nel senso che lì c'è un testo antico che è stato giustamente restaurato nella maniera, e poi c'è una superfettazione contemporanea. Ecco, questo giusto per andare a fare una domanda, no? Quando lei dice il bello in architettura è difficile da definire, forse il corretto è il bello, però. Sono temi molto, molto importanti, quelli dell'intervenire oggi nel restaurare un testo, un manufatto importante, aggiungendo qualcosa di contemporaneo, quello che si è sempre fatto
in tutte le epoche. È un tema, forse che dovremmo fare un altro convegno per questo tema, però mi sentivo di dirla. Ma il professor Carbonara su questo tema ha tanto da dire, perché ne ha fatto anche una pubblicazione sulla reintegrazione dell'immagine. Quindi sicuramente il tema della bellezza deve essere un tema che deve essere ripreso per noi. Non dobbiamo dimenticarcene, perché il nostro agire deve essere focalizzato su questo. La bellezza è anche psicologia, è vivere bene, sentirsi in armonia in uno spazio umano. Quindi sicuramente sono valori aggiunti che vanno sempre più messi e sottoposti all'attenzione, non dimenticati. E ultimamente vedo che questo aspetto è trascurato. Dunque, io non volevo rubare spazio a chi mi segue, perché so che faranno degli interventi molto interessanti. Ecco, sì, appunto, per cui voglio essere molto rapida adesso, dicendo insomma quelli che sono i punti di interesse maggiore di questa associazione di cui faccio parte. E quindi, come diceva prima Carbonara, no? Uso dei materiali naturali locali, cioè riprendere quelli che sono il tema dell'efficientamento utilizzando quello che abbiamo nel territorio, del posto. E ciò non significa come dire, disdegnare quelli che sono i materiali che vengono da altre parti o quelli di produzione grande, assolutamente. Anche questi fanno parte, però avere anche un equilibrio importante. Non si può utilizzare soltanto materiali di un certo tipo, ma ce ne sono tanti che ci regala il territorio, non dico in modo gratuito, ma sicuramente a basso impatto, quello è sicuro. E poi, tra tutti i temi che forse state leggendo, l'ultimo è quello di favorire un processo culturale, perché questo, diciamo, è fondamentale. Se non c'è una consapevolezza, se non c'è una presa di coscienza, tutto quello che andiamo a dire non ha un grande significato. Ci deve essere una presa di coscienza, e la questione ambientale adesso è diventata veramente importante, per non dire prioritaria su tutto. Quindi quello che noi di cui stiamo trattando è anche un colloquio con il Ministero per quanto riguarda i CAM, cercando di chiedere che non vengano valutati soltanto i materiali di tipo riciclabile o parte di riciclato nel materiale stesso, ma valutare soprattutto quelli che sono di fonte primaria rinnovabile, perché questo porta a un ciclo di vita veramente chiuso, dalla culla alla tomba, come si diceva, e oltre. Pertanto valutare anche questi aspetti che attualmente hanno importanza, ma non sono ancora sufficientemente conosciuti e diffusi. Come vedete anche qua, questo era un incontro che abbiamo fatto recentemente. I materiali sono proprio quelli estratti dalla terra, o canapolo, la canapa o anche il sughero, sono tutti materiali della natura che la natura ci regala, e sarebbe bello poterli approfondire e conoscere per chi non lo fa, ma per chi lo fa da anni non se ne può staccare, perché è proprio una vera e propria passione. Il certificato, dicevo all'inizio che una delle cose che noi facciamo è la certificazione di prodotto, di cui stiamo portando avanti anche l'accreditamento ultimamente, proprio per avere una maggiore incidenza. Storicamente i prodotti ANAB e CEA sono quelli che riguardano i materiali edili, ma c'è stato un breve periodo in cui ci si è occupati anche del bioarredo. Perché anche gli arredi delle nostre case devono essere sani, devono essere salubri, e molto spesso è uno degli aspetti anche molto trascurato. Guardiamo, ecco lì, una bellezza falsa, se posso dire, un valore altro della bellezza di cui parlavamo prima, ma la bellezza deve essere anche la qualità del materiale, materiali anche molto poveri, ma comunque veri, ecco, in qualche modo. Un'altra proprio
per legare il discorso dei materiali edili, stiamo avendo delle buone collaborazioni con alcune aziende che da sempre o che da pochi anni comunque si sono interessate ai temi della bioedilizia e che hanno piacere di trasmettere ai professionisti queste loro ricerche, questo loro lavoro. Quindi abbiamo fatto appunto questo partenariato con alcune aziende che hanno poi il piacere appunto di raccontarci la loro storia. E infine, e poi con questo chiudo, la formazione, quella che adesso ha voluto con grande forza tutta l'ANAB, ma in particolare Paolo Rava, è proprio la Scuola di Architettura Naturale Mediterranea. Avremo questo anno di fronte in cui ci saranno degli incontri, dei temi molto vari, tra cui anche la bellezza di cui parlavamo prima. E appunto ci interessa capire come si può affrontare un cantiere, i materiali e il ruolo soprattutto delle maestranze, la loro capacità, la loro preparazione è fondamentale per portare avanti bene in maniera salubre un edificio, secondo questo criterio anche declinato con l'efficientamento energetico. Naturalmente la conoscenza delle tecniche è fondamentale per non fare errore, perché è facile sbagliare, e la conoscenza è il primario aspetto che ci riguarda tutti, sia come professionisti ma anche come fruitori poi dell'edificio. Ecco, questi a destra sono un po' i temi che andremo ad affrontare, che vanno dal pensiero sostenibile ai concetti di sostenibilità, la luce naturale, la salubrità, la terra cruda, alcuni aspetti dettagliati appunto dei materiali, fino a finire con la bellezza e le leggi della semplicità. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buon convegno e vi sto vicina, ecco, anche se sono Grazie, lontana. Grazie mille. grazie Stefania Ganze. E ora andiamo in presenza, quindi facciamo questa alternanza. Emma Francia, architetto, l'identità urbana delle città mediterranee. Prima di darle la parola, molti amici architetti stanno abbandonando la casa di plastica, come la chiamo io, finalmente, Bene. cioè i cappotti, si stanno usando materiali naturali. Ecco. Bene, io vi ringrazio per la presenza e anche per i tanti collegamenti che ci risultano essere. Io faccio parte sono consulente area cultura, responsabile di Athena Academy e con essa noi stiamo lavorando moltissimo su questi dei corsi e anche convegni di questo tipo proprio per portare avanti una linea legata a che cosa? Alla identità urbana della città mediterranea oggi. L'ho intitolato così. Però vorrei cominciare, tra l'altro, sono state molto belle le parole dette finora. Io andrò a toccare brevemente, no, di nuovo certi argomenti. Ringrazio il professor Carbonara e anche ovviamente l'intervento che mi ha preceduto, che sono così, che hanno già introdotto benissimo questi argomenti. Io ancora farò una fase introduttiva per poi entrare nel merito. Ecco, io comincio da questa domanda: ma perché è così importante parlare delle città antiche e dei loro edifici? Ma il motivo è presto detto, perché proprio il centro storico, e cioè la città antica, io la chiamerò città antica, così mi aveva in questo intervento, così mi aveva insegnato il nostro professore e maestro, in questo caso il professor Cusmano, che poi citerò, che adesso non è più tra noi da qualche anno, ma che ci ha lasciato a noi allora studenti, ci ha lasciato tante cose dentro, come operare. Allora, perché proprio il centro storico, in particolare la sua riscoperta, è all'origine di una profonda svolta culturale e progettuale che sta caratterizzando anche la nostra stagione. Sì, è una riscoperta che è avvenuta alla fine degli anni 70, quando c'è stato del Novecento, quando la crescita urbana comincia ad affievolirsi. E allora si innesca una profonda svolta strutturale e culturale che permane.
e continua a caratterizzare anche i nostri giorni. Tra l'altro questi argomenti che trattiamo sono proprio frutto di queste cose. E poi ancora, e questo lo voglio citare, perché è così importante, per quel loro essere emergenti, per quelle loro intrinseche qualità, per quella loro materia ineffabile e i loro specifici materiali, ma anche per quella loro cultura che produceva costume, diventando nel tempo tradizione, saperi, abilità, attitudini, capacità, usi, usanze, in quell'insieme di interne risonanze che si chiamano urbanità. Queste sono le parole, insomma, del mio professore, il nostro maestro, che tra l'altro era stato con noi in uno dei seminari che avevamo organizzato molti anni fa. Allora, noi quando ci avviciniamo ad una città che non conosciamo e la vogliamo conoscere, la prima cosa che facciamo in genere è cercare l'indicazione del centro storico. Perché? Perché al centro storico la città antica è il luogo della identità. Io tratterò un po' questa comunicazione. Perché è il luogo dell'identità? Perché la città antica ha un legame forte con il luogo, con la natura, l'ambiente, il clima, il paesaggio, ha un forte legame con il tempo, la durata dei materiali, la traducibilità dei suoi spazi, cioè questa capacità che ha interna di trasformarsi e diventare offerta per il futuro. Ha un legame profondo con la gerarchia urbana. Le sue proporzioni, le sue misure, le sue emergenze, i suoi tessuti edilizi, i suoi equilibri sedimentati. E poi ancora ha una profonda valore di continuità nello spazio e nel tempo. Cioè gli spazi e gli edifici caratterizzano i luoghi e li eleggono a luoghi cospicui. Tra l'altro questi edifici convivono, anche se di epoche molto diverse tra di loro, ma riescono a convivere e avere questa grande capacità di luoghi di trasmettere come luogo cospicuo. E poi la particolare matericità dei manufatti urbani, quale segno concreto di una persistente identità. E cioè ogni città ha le sue pietre, le sue terre, i suoi colori. Cito brevemente un testo che forse gli architetti più attempati come me conoscono, perché purtroppo è un libro che non si trova più, Francesco Rodorico, un mineralogista, ha scritto metà degli anni 50 Le pietre e le città d'Italia, e lui lo scrive come tecnico, quindi è una descrizione scientifica la sua, però lo fa guardando le città, guardando quelle città che sono state formate proprio con le loro pietre, con i loro materiali, e quindi diventa un viaggio attraverso la materia delle città d'Italia e i suoi ambienti per arrivare alla scoperta di una loro identità. Guarda, proprio nell'introduzione lui scrive proprio una cosa di questo tipo, cioè adesso io non riesco a leggerlo, però dite già da tempo si fa strada il concetto della costruzione quale prodotto del luogo a cui appartiene. Io poi ho sintetizzato un po' queste parole e abbiamo scritto questo, cioè se si arrivasse in un luogo senza saperne il nome, parliamo delle città antiche, no? Basterebbe osservarne i materiali per capire subito dove si sia capitati, anche a occhi chiusi. Se solo si toccassero le loro superfici. Ecco, allora ogni città, dicevamo, ha le sue pietre, i suoi colori, ma l'identità della città premoderna non si ferma solo alla fisicità della materia, la materia è disponibile, la utilizzo, ma c'è il lavoro dell'uomo, la sua capacità, la sua sapienza che diventa mestiere. E spesse volte arte, purtroppo qua sono andata avanti in modo sbagliato, forse. Scusate, volevo farvi vedere alcune immagini di queste, ecco,
diano un po' spessore a queste mie parole, cioè dicevo il lavoro dell'uomo, la sua capacità, ma questa sapere utilizzare la materia tante volte diventa vera e propria arte. Queste sono città notissime, no? Quindi non occorre che io le vada a descrivere. Anche quando non ci sono pietre vicine, ma non ci sono cave, e quindi la città utilizza il laterizio, i suoi colori. Ecco, allora la materia urbana e il suo utilizzo è in stretto rapporto con il luogo, dicevamo, l'ho detto anche nell'intervento precedente, no? Con il luogo, con le condizioni ambientali, il clima. I caratteri della città antica sono gli stessi delle sue pietre, dei suoi materiali, da quelli poveri a quelli pregiati. La città antica e il suo territorio vivono scambievolmente un rapporto di tipo fondativo, e questo è così una. Sono alcune immagini che vogliono rappresentare proprio questa cosa, quindi Firenze con la sua pietraforte, questo è Palazzo Pitti, ma anche Alberobello, qui Trulli con la sua pietra calcarea, e quindi un borgo molto più semplice, molto più povero da un punto di vista anche proprio dell'architettura. Viterbo con il suo utilizzo del tuffo, insomma. E qui questa è un'immagine di Modena, la mia città, nella quale invece il laterizio, che però viene intonacato con i materiali giusti, poi ve ne parlerà anche Tangoli dopo, e i colori tipici che sono diventati tipici della nostra, oppure ancora la pietra d'Istria di Venezia. Lecce, con la sua pietra duttile della pietra leccese, quindi una pietra che viene utilizzata a scopi decorativi, tanto da eleggerla, cioè questa diventa una delle espressioni del barocco. E poi Verona, l'alternanza del tufo e del laterizio, questo effetto zebrato, molti edifici hanno questa, e l'accostamento del marmo rosso. Oppure Ostuni, qui ho messo un'immagine, la bianca Ostuni, no? Questi bellissimi insediamenti che da un punto di vista del tessuto edilizio nell'insieme sono tutti bianchi, tranne l'utilizzo dei monumenti, cioè degli edifici principali, le chiese, i palazzi che sono in tuffo, quindi hanno queste macchie scure. Allora arrivo a un concetto che aveva anche in questo caso accennato il professore Carbonara. È importante, questa è una bellissima immagine, secondo me, di Siena, città medievale per eccellenza, in cui ha un valore indiscusso la presenza dei luoghi deputati, cioè la piazza, il Duomo, però quello che lega tutto sono tutti questi insiemi di case che in realtà non sono casuali, ma è un tessuto che si adagia secondo delle strade ben studiate, ben inserite sul territorio. E allora il nostro professore Cusmano ci insegnava che i tessuti edilizi storici sono il vero legante fisiologico della città antica e ne determinano la sua stessa identità. Se non avessimo questo tessuto, se lo alterassimo in modo direi colpevole in certe situazioni, anche tutti i bellissimi monumenti cadrebbero nella loro identità. Emma, ti avviso che Allora, mancano 5 minuti alla adesso fine del spero tuo di non andare intervento. bene. Allora, il luogo rapportato alla città, io potrei pensarlo come rarità, unicità, cospicuità, una serie di aggettivi, misura, armonia, proporzioni, profilo, personalità, fisionomia, riconoscibilità. Queste le faccio scorrere, sono luoghi anche questi, insomma, molto conosciuti. Quindi. Poi sto arrivando verso la fine. Allora, io posso dire questo, che. Allora, qui ne ho saltata una, scusate. Identità. Continuo a saltarne una, scusate. Credo almeno.
non la salto. Allora, identità è il senso del proprio essere, è la definizione di identità, no? Come entità distinguibile da ogni altra. E cioè, nell'identità io riconosco le radici, il senso della storia, riconosco la cultura di quella città, riconosco però anche le piccole cose del quotidiano, il sentirsi a casa, riconosco il genius loci. E allora, la città antica, quella a cui appunto dobbiamo dare il rispetto, inserirla in un concetto di attenzione ambientale, la città antica è proprio quella e non un'altra che la rende distinguibile dalle altre. Ogni città antica ha la sua identità, invece se pensiamo purtroppo in tante occasioni alle nostre periferie, questa c'è una... prevale l'omologazione, insomma, non c'è questa distinguibilità. La città non rimane ferma, però, si evolve nel suo mutare, permane nel tempo lungo della storia. La città in cui i propri abitanti si identificano e si riconoscono, questa è la parte antica della città. Quindi i manufatti con i quali la città è stata costruita hanno contribuito alla conferma dei suoi caratteri e alla determinazione della sua unicità. Scusatemi se riprendo ancora le parole del nostro maestro e parlo proprio di una cosa che avevamo già, che è già stata accennata. Le città belle, e questo ve la leggo, questo è tratto da un suo testo scritto abbastanza di recente, insomma. La nostra cultura intorno alla città bella dovrebbe ritrovare la forza per riaffrontare i suoi grandi temi, molti dei quali però strutturali, cioè attinenti all'economia e alla produzione prima ancora che culturali. Bello non è aggettivo isolato né sostantivo delimitato e concluso come un'astratta categoria. Mi verrebbe pensare, non so, ad esempio a tanti arredi urbani che si fanno, no? Tutti uguali, tutti. Né può essere curato in disparte, quasi fosse una qualità separata, diversa dalle altre, ma coinvolto ed implicato in tutto lo spazio della città, anche quello delle sue periferie o delle sue frange, senza forma e senza nome. Qui è tratto da un libro che aveva scritto, sì, di recente, prima che... Voglio concludere con questa affermazione, che la conoscenza allora della città antica, della complessità della sua storia, del suo ambiente tutto, dei suoi edifici, dei suoi spazi, non è un esercizio fino a se stesso, tutto rivolto al passato, ma offre oggi spunti progettuali e interpretativi di qualità urbana da utilizzare nell'affrontare i problemi irrisolti della nostra città contemporanea. Grazie, ho finito. Grazie, grazie Emma Francia. Poi ovviamente molti urbanisti dicono che la vita reale sia nella periferia, bisogna lavorare molto anche nella periferia, perché il centro storico purtroppo si è trasformato nello scrigno turistico e non deve essere così. Quindi viva il centro storico, viva la periferia. Norbert Lanscher, professore di attore Casa Clima, ambasciatore ONU, ci siamo già visti ieri in un altro set, in un altro convegno, progettare, costruire e abitare nell'era solare. Prima di darti la parola, una volta intervistando Michele De Lucchi, mi disse, quando studiavo all'estero, un grande professore mi disse che per fare una casa bella ci sono tre cose da seguire. L'orientamento e l'orientamento. Si riferiva ovviamente all'esposizione al sole. Non volevo rubare ovviamente, però prendo tempo. Intanto siete 630 da casa a crescere, quindi grazie di essere con noi per seguirci. Ricordo che questo convegno è stato organizzato da Edis Social Network Academy e Atena Academy, poi ci sono tutti gli altri partner, i relatori sono già stati in qualche modo preannunciati da Stefania Ganze, ma li vedremo di volta in volta. Stiamo attendendo l'intervento di Norbert Lanscher. Anche ieri tanti numeri e tanti
e tante tavole che ci fanno capire che è il momento di agire adesso, non c'è più tempo, non c'è più tempo anche per la presentazione. Solo sette, cioè. Ogni tanto sentite degli annunci perché siamo in fiera, se da casa non, e sono gli altoparlanti della fiera. Prego Norbert. Grazie, grazie dell'invito. Anche bello rivederci in piazza, rivedere le facce e non solo parlare sempre davanti a un pezzo di plastica, un pezzo di vetro. Siamo esseri sociali. Il tema progettare e costruire l'abitare nell'era solare. Abbiamo visto prima delle affermazioni, due cose sono rimaste impressionate, la parte sostenibilità mediterraneo e per ultimo anche questa frase che diceva non serve conoscere il nome, basta vedere i materiali. Oggi che cosa vediamo di materiali? Se in una profondità di 11.000 metri sotto il mare ci sono delle nanoparticelle di plastica, cioè è questo l'uomo, è questo l'antropocene, cioè abbiamo delle isole nei oceani di plastica, no? Per cui abbiamo una situazione preoccupante. Innanzitutto vorrei sottolineare che l'architetto non costruisce solo case, l'architetto costruisce il futuro e questo dovrebbe essere consapevole giorno per giorno quando si mette a lavorare, costruire il futuro. Ma permettetevi un attimino di uscire, di partire con una macro fotografia e presto un cito di Italo Calvino: se vuoi capire bene le cose importanti, prima di tutto devi guardare da lontano. E vorrei partire da molto lontano con la sonda Cassini. Circa 20 anni fa è partita questa missione per andare a esplorare, diciamo, il nostro sistema solare e si è avvicinato a Saturno. 1.400.000 chilometri ha fatto questa sonda prima di portarla all'esplosione, ha fatto le ultime fotografie che sono rimaste e guardate in fondo, vedete un puntino. Questo puntino siamo noi, è la Terra. Una piccola navicella in questo gigante universo dove domina il vacuum, il vuoto. E questa piccola navicella è la nostra casa. Quello che noi intendiamo di vita ha un piccolissimo spessore. Parliamo di un'altezza di 8, 9, 10 chilometri, la troposfera, è un piccolissimo strato sotto di noi. E siamo molto fragili, la vita è fragilissima, dipende da tantissimi equilibri che stiamo da un paio di decenni distruggendo uno dopo l'altro. Vorrei forse fare una riflessione vedendo da lontano questa navicella dal punto di vista di un alieno, di un extraterrestre, no? Che si trova in una parte del lontano universo e vede questa perla azzurra dell'universo, come è stato battezzato dai nostri astronauti, perché ha visto tre colori, no? Ha visto il blu degli oceani, ha visto il verde degli alberi e il bianco delle nuvole. Hanno visitato questo pianeta e hanno scoperto che ovviamente è ricca di vita. Parliamo adesso, non so, di 3 milioni di anni fa. Hanno cominciato a monitorare questo pianeta e stanno ritornando, perché sul monitor di questo alieno cominciano a brillare una serie di allarmi. Che cosa sta succedendo? Che cosa è avvenuto su questo pianeta? Quale essere si è presentato che va a distruggere la casa dove sta abitando? E siamo a conoscenza di questi allarmi. Cito solo due grandi studi, forse uno dei più noti, l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, dove Antonio Guterres, il segretario generale, quando l'ha presentato diceva: siamo sull'orlo del baratro. E l'ultimo in assoluto è il sesto rapporto delle Nazioni Unite, dell'IPCC, che raccoglie migliaia di testi sempre sul tema cambiamento climatico, no? Che è stato presentato l'ultimo agosto, pochi mesi fa, ed era, diciamo, la base
di Glasgow, questa 26esima conferenza sul clima. Quello che mi sta veramente preoccupando è che la parola chiave di questo Glasgow, di questo rapporto, non sia stato trasportato in modo sufficiente. Qual è questa parola? Urgente. L'urgenza di agire. Perché in sintesi stanno dicendo che abbiamo un decennio a disposizione. Una generazione che ha in mano la qualità di futuro delle prossime generazioni. Ma questo non è stato ancora capito. Anche nel nostro particolare paese, dove c'è una forte presenza ancora di negazionisti, quelli che non sono negazionisti sono rassegnati, o addirittura abbiamo una casta che addirittura cerca di convincere la massa dicendo: beh, abbiamo un problema, ma abbiamo anche il tempo di risolverlo, abbiamo la tecnologia di risolvere. Non è vero, no? E parlando di sostenibilità, non esiste la sostenibilità nel Mediterraneo, in una città, in un luogo di un verde pubblico. La sostenibilità è unica. La sostenibilità è la gestione del futuro. Forse mi viene in mente l'unica bella interpretazione che ho letto di un premio Nobel di Albert Schweitzer, che disse: io sono vita in mezzo alla vita che vuole vivere. Questo è il principio a cui dobbiamo dedicarci. In maggior modo sono i tecnici, sono gli architetti che ovviamente quando mettono mano a lavorare stanno lavorando per almeno 1, 2, 3 generazioni. Facendo oggi gli errori li trasciniamo per troppo tempo. No? La criticità sta proprio che la sfida principale nei prossimi decenni è legata al cambiamento climatico. Non è l'unico tema. Abbiamo ovviamente il pericolo dell'acidificazione degli oceani, abbiamo un inquinamento uniforme nei macro settori dell'aria, delle falde, dell'acqua e anche del suolo. Però quello che probabilmente ci mette sotto pressione in modo particolare è il cambiamento climatico, che forse è giusto non parlare più di cambiamento climatico, ma di emergenza climatica. Il professor Schellnhuber, uno dei più noti esperti ricercatori su scala mondiale, ha collaborato con l'IPCC, era, diciamo, anche partecipe al Laudato Si di Papa Francesco, per cui collabora con Ursula von der Leyen, con la Merkel, per cui è uno dei più grandi ricercatori e un tecnico che si spinge a un'affermazione che l'uomo è l'asteroide moderno, dovrebbe far brillare veramente l'allarme. Cioè un asteroide in slow motion. Cosa significa slow motion? Che c'è una grande differenza tra azione e reazione del sistema. Però la reazione avviene. E se questo sfasamento lo riconosciamo, vuol dire che dobbiamo capire anche quanto è importante, quando parliamo di frenata, cioè quando vogliamo ridurre le emissioni, il risultato di questa frenata lo vedremo anche con un grande ritardo, no? E questo significa che stiamo preparando il mondo per entrare in uno stato febbrile, dove grandi parti del pianeta diventano inabitabili, no? Come qua vedete le giornate di caldo mortale, in questa fascia abitano qualcosa o vivono 3 o 4 miliardi di persone. Stiamo organizzando la più grande massa di migrazione nella storia del pianeta e noi siamo in grado di trovare delle soluzioni per 1-2 milioni di profughi davanti alle nostre porte. Immaginiamo quando si mettono in moto milioni, centinaia di milioni di persone, perché togliamo l'habitat a quella gente che ha contribuito a una piccola quota della situazione climatica attuale. Per cui l'impegno di Parigi 2015, purtroppo abbiamo perso l'opportunità a Glasgow, è di non sforare questo range di Parigi, questi 2 centigradi che gli esperti dicono è una soglia di sicurezza. Se quello andiamo a sforare vuol dire che andiamo incontro a delle situazioni, delle dinamiche ingestibili, però poi possiamo fare quello che vogliamo nell'ambito della riduzione di emissione. Scattano dei meccanismi che ci portano a temperature intorno a 3 o 4 gradi. Cosa significa? Quelle temperature significa che la nostra civiltà la perdiamo.
cioè ciò che conosciamo, ciò che amiamo non esisterà più, ma non nel lontano futuro, parliamo di scenari entro questo secolo. Per questo ribadisco ancora la parola urgenza, perché abbiamo dormito negli ultimi 30 anni dove si cominciò a capire la storia del cambiamento climatico, le pericolose reazioni di un cambiamento. Nel 92 c'era un tentativo mondiale di aprire un nuovo capitolo, però per 30 anni abbiamo solo chiacchierato, o come dice Greta Thunberg, bla bla bla. E questo purtroppo è la realtà che stiamo vivendo. Per cui questa impronta è terribile. Noi eravamo quelli che sapevano, pieni di informazioni, ma senza conoscenza, ricchi di sapere, ma poveri di esperienza. Non capivamo. E così corriamo vedenti nell'apocalisse e nessuno ci protegge da noi stessi. Credo che proprio come tecnici abbiamo il ruolo anche di creare questa conoscenza, di portarla avanti, perché senza la grande partecipazione ovviamente non siamo in grado di gestire questo enorme cambio di paradigma. La radice, chiamiamolo, di questo male, qual è? È questa ricca offerta di energia che abbiamo incontrato quando, beh, si parla della cosiddetta era industriale, però è una cesura nella storia dell'uomo sul pianeta, perché è l'abbandono totale di un'era rinnovabile per entrare nell'era non rinnovabile. Non lo voglio chiamare antropocene, perché in realtà è un capitolocene, ma anche quella parola non è giusta. Siamo nell'era del fossilogene, cioè avere una massa indescrivibile di energia a costo quasi zero. E questo ha trasformato l'edilizia, il mondo delle costruzioni, il trasporto, il cibo, ha cambiato il volto su questo pianeta in brevissimo tempo, praticamente in poche generazioni. E la vera accelerazione la notiamo nella seconda metà dell'ultimo secolo, dove, ho citato anche ieri, in Cina in 3 anni, dal 2009 al 2012, in 3 anni la Cina ha consumato un quantitativo di cemento come gli Stati Uniti nell'intero ultimo secolo. E ancora oggi siamo convinti che dobbiamo crescere, che l'economia deve crescere. Credo che più stupidi un essere non può essere, perché questa crescita è il sintomo di un cancro, e sappiamo la fine di un cancro che cosa comporta. Per cui la chiave di lettura della chiave di cambiamento è la questione di energia. È proprio il tecnico, proprio l'edilizia, proprio l'architetto lavora giornalmente con l'energia, è un'energia nascosta nei materiali, nei sistemi, nel comfort, freddo, caldo, stagioni, per cui è la chiave, come detto, dominante. Per ricordarci la follia, riporto sempre questo dato, perché così capiamo che siamo sulla strada sbagliata, e rimanere su questa strada vuol dire lavorare per l'apocalisse. Al secondo, questa civiltà, per farla funzionare servono 1157 barili di petrolio. Un barile sono 159 litri. Contemporaneamente vengono utilizzate 250 tonnellate di carbone e qualcosa di 110.000 metri cubi di gas. Ogni secondo. Fossile significa distruzione di una materia prima. E questo vuol dire in brevissimo tempo rientrare nell'era solare, significa abbandonare al più presto possibile queste energie. Solo queste tre fossili scaricano più di 1000 tonnellate di CO2 in atmosfera. Cioè, anche questo va ricordato, cioè non c'è un essere su questo pianeta, beh, tranne quella della fotosintesi, però parliamo adesso di miliardi di anni fa, che ha cambiato in questo brevissimo tempo la composizione naturale dell'atmosfera. Cioè l'uomo con questa manovra ha toccato il termostato del pianeta senza sapere che non può ripristinarlo, tenendo conto dell'inerzia, perché questo materiale che oggi scarichiamo da qui, da Milano, non è che ha un effetto oggi, domani o dopodomani. Quel materiale scaricato in atmosfera è attivo per secoli. Cioè, cosa ci permettiamo di fare?
il mio comportamento stabilisce la qualità di vita non dei miei figli, neanche dei miei nipoti, per le prossime generazioni. Una cosa veramente folle, mai stato nella storia. No? L'altro tema, perché adesso avete capito che dobbiamo dedicarci con grande velocità alla transizione energetica, ma non è sufficiente, ci vuole anche una transizione materialistica, perché stiamo creando dei buchi, il pianeta lo trasformiamo in un formaggio Emmentaler, siamo a quasi 100 miliardi di tonnellate che stiamo prelevando. E che cosa significa prelevare? Significa di trasformarle in rifiuti, cioè questo non è sostenibile, per cui forse dovremmo finire di utilizzare questa parola sostenibilità, che è utilizzato, viene utilizzato in modo inflazionario, perché sia dal punto di vista energetico sia dei materiali di sostenibilità non c'è traccia. Anzi, oggi lo sappiamo, perché quando vediamo queste bellissime città, queste delle storiche del Medioevo, la parola sostenibilità non esisteva, però costruivano in modo sostenibile, si comportavano in modo sostenibile. In quelle città la parola rifiuto non esisteva. Oggi sappiamo di tutto, ma facciamo il contrario. Per cui, se questa sarebbe la direzione verso la sostenibilità, oggi dove stiamo correndo? Non in questa direzione, stiamo lavorando per andare in quella direzione. No? Perché avete appreso questa notizia di un anno fa, esattamente a dicembre è stato presentato, che è unico nella storia, che il peso dei materiali prodotti dall'uomo ha superato il peso dell'intera massa dei viventi. Cioè, ci rendiamo conto che in questa piccola navicella, l'unica che abbiamo, certi comportamenti non possiamo permetterci. No? Per questo dico, questo a Aliens, quando ritorna, perché vede su quei dati che cosa facciamo dalla biosfera, vede sul schermo che si tratta di un genocidio. Stiamo uccidendo la vita su questo pianeta, la sesta grande estinzione, e non vogliamo renderci conto. Homo sapiens, cioè quello si meraviglia e ha detto, vi siete dato il nome Homo sapiens sapiens. No, credo, l'unico nome che non ci meritiamo è questo. Ritorno al compito, che cosa significa diventare sostenibili o almeno andare in direzione sostenibile. La chiave è legato alla CO2, cioè non possiamo più manipolare l'atmosfera utilizzandola come discarica. Qui è... porto un cubo che è stato installato da un architetto di Los Angeles a Copenaghen alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima, proprio per sensibilizzare i cittadini. Questo cubo rappresenta l'attuale CO2 pro capite di un europeo. Voi sapete quanto CO2 ognuno di noi ha nello zaino? E questo è triste, eh? Chi lo sa quante tonnellate ha nel zaino come cittadino medio italiano, dal neonato fino a chi ha raggiunto i 105 anni. In Italia sono qualcosa di circa 10 tonnellate di CO2 che ognuno di noi produce all'anno. Statisticamente sono 7,3, si aggiunge quella massa che abbiamo spostato esportando la produzione e importando i prodotti, per cui in realtà ognuno ha uno zaino di 10 tonnellate. 10 tonnellate sono 5.000 metri cubi, per cui è un cubo 17x17. È enorme e dobbiamo ridurlo a un cubo di 500 metri cubi. Una tonnellata a testa è sostenibile, per cui adesso capite la dimensione del vostro contributo, dei nostri compiti. Da 10 dobbiamo scendere a 1, limite massimo 2045, possibilmente 2040, ma mai superare il 2050 per non sforare questo range di Parigi. Adesso dobbiamo rivedere l'edilizia, il mondo dei trasporti, il mondo del cibo. Perché l'edilizia è così importante? È l'elefante in questo climate room,
ha il più grande peso. Abbiamo visto prima dall'immagine di Stefania Ganzi, in Europa il 40% dell'energia serve al mondo delle costruzioni e il 36% delle emissioni di CO2, per cui è il settore chiave. La bella notizia, sappiamo come farlo diversamente. Abbiamo i materiali, le tecnologie, i sistemi. La tristezza qual è? Non lo facciamo. Lo facciamo in piccola parte, perché vogliamo sempre rinviare a cambiare strada, no? E le città sono le manifestazioni di energie fossili, no? Un architetto l'ha chiamato la miniera urbana, no? Anche questo capannone, questi capannoni, non lo vediamo, questa energia grigia che sta dentro nell'acciaio, nel vetro, nel cemento. Il cemento è il più terribile di tutti, non lo vogliamo capire, perché ovviamente vai a toccare un tema che ti mettono subito fuori strada. L'8% di tutte le emissioni di CO2 proviene dal mondo del cemento. Adesso cominciano, no, lo vogliamo produrre con l'idrogeno. Dobbiamo smettere di utilizzare questo materiale in grande massa, è troppo pesante come impatto, no? Dobbiamo riscoprire i materiali rinnovabili, come abbiamo sentito prima, cioè quello che la natura ci dà giorno per giorno, il legno, la canapa, per esempio la paglia, il sughero, materiali rinnovabili. Cioè il rientro nell'era solare vuol dire materiali rinnovabili, energie rinnovabili, no? Ci sono anche buone notizie, perché per esempio in Germania 2 anni fa si sono organizzati non solo i Friday for Future, ma anche gli Architects for Future. Hanno sviluppato un manifesto. Cioè queste sono iniziative che danno coraggio. In Italia non vedo segnali in questa direzione. Cioè ogni attore della nostra società deve partecipare a questo cambiamento. Può essere il medico, un chirurgo, un giornalista, l'architetto soprattutto, perché come dite loro costruiscono il futuro. E traduco un po' questo manifesto sintetizzato con questi slogan: scegli materiali sani, tutto ciò che conosciamo, evitare il downcycling, cioè l'economia circolare è importante, però ricordiamoci che più importante è il reduce, cioè ridurre il consumo di materiali, il reuse e poi il riciclo, no? Usare le miniere urbane. Cioè, ieri mi ha chiesto un giornalista, ha fatto un'intervista alla RAI, ma ci sono degli esempi? Beh, sappiamo adesso che tante case vengono demolite perché ci sono incentivi, vengono ricostruite, però buoni segnali che vecchie finestre, porte vecchie, non vengono smaltite, non vengono portate in discariche, ma vengono riutilizzate. Cioè, dobbiamo scoprire e ricordarci che c'è un mare di energia in questi materiali che abbiamo utilizzato. Poi c'è un bellissimo documento, posizione di architetti della Germania, Bund Deutscher Architekten, Das Haus der Erde, la casa della terra. C'è un bellissimo documento dove si stanno organizzando e stanno manifestando il loro ruolo nella società, no? Poi c'è un altro manifesto che si chiama Vernunft für die Welt, ragione per il mondo, riducendo drasticamente l'uso di energie e di materiali solidi, evitando emissioni dannose per l'ambiente, pianificando l'uso. Cioè, stanno parlando un nuovo linguaggio. Questo è molto positivo, ma dove non basta 1, 2, 3 paesi, dobbiamo lavorare in squadra per poter veramente cambiare questo cammino in una direzione completamente sbagliata. Un'ultima iniziativa che mi preme di valorizzare è quello che ha presentato Ursula von der Leyen nel famoso pacchetto di 1.000 miliardi previsti gennaio 2020, prima del lockdown. Purtroppo rimasto solo un cartoccio di questa idea, ma una di quelle iniziative che meritano luce è il nuovo Bauhaus europeo, dicendo così: rinasce la città del futuro, bella, sostenibile, inclusiva. Qui c'è dietro il suggerimento del professor Schellnhuber, che avete visto prima, che ho citato nella slide dell'asteroide, perché stanno optando per anche rivedere, diciamo, le masse di materiali che stiamo utilizzando.
mi è rimasto impressionato da uno studio di diversi ricercatori internazionali, dove in modo scientifico hanno cercato di valorizzare gli impegni di uso materiali, cioè hanno analizzato quant'è il fabbisogno di abitazioni nei prossimi 20-30 anni. Avete un'idea? 230 miliardi di metri quadrati dovranno essere costruiti. Se vengono costruiti con i classici materiali cemento, vetro e acciaio, vuol dire che il budget che abbiamo a disposizione per non sforare i 2 centigradi, l'80% viene consumato, ma dobbiamo ancora mangiare e dobbiamo anche muoverci. Per cui non può essere che tutto questo, queste risorse che abbiamo a disposizione non possano essere sprecate da un unico settore come edilizia. Per cui questo studio sta particolarmente mettendo attenzione a dare un nuovo peso e un impegno per il clima sotto il profilo del legno, no? Il legno che l'albero nella sua vita assorbe CO2, prendendo dall'aria 1 metro cubo di legno riesce a immagazzinare circa 1 tonnellata di CO2, sono 250 kg di carbone, moltiplicando per 3,7 viene fuori 1 tonnellata di CO2. E questo è lo studio, merita, perché la prima volta a livello veramente internazionale si cerca di dare un peso ed esprimerlo sotto l'ottica della tutela del clima, il cambio di paradigma con i materiali, no? Le costruzioni nel ciclo globale del carbonio diventano praticamente un immagazzinatore, no? E fanno il riferimento con il cemento, acciaio e l'ultimo holz ovviamente è il tema del legno. Partendo da diversi scenari, cioè se siamo in grado di costruire il 10% del fabbisogno 2050-60 o il 90%, guardate, il 90% con i materiali classici 71 gigatonnellate di carbonio, e questo ovviamente vuol dire andiamo a destabilizzare tutti gli ecosistemi di questo pianeta. Invece se invertiamo la rotta 90%, ovviamente è quasi uno sogno, un'utopia, 90% utilizzare il legno nelle costruzioni e solo il 10% acciaio e cemento, cambia completamente l'asset climatico. E questo studio ovviamente poi valorizza anche gli altri materiali rinnovabili, come per esempio la canapa, il sughero, paglia, eccetera, anche il bambù per certe zone del pianeta. Per cui credo che adesso abbiamo un altro fondamento per poter valutare le scelte dei materiali, che, lo ribadisco, devono per forza diventare rinnovabili. Vado in chiusura con un architetto che non piace tanto agli architetti, è Hundertwasser, però quello che mi ha affascinato da questo uomo è la sua visione, che dovremmo sempre tenere presente giorno per giorno quando ci occupiamo del futuro. E lui dice che l'uomo ha 5 pelli, 5 skin. Dimentichiamo completamente la quarta e quinta pelle. La prima e seconda, la terza la conosciamo, la terza è la casa che ci protegge dalle intemperie. Però la quinta pelle è fondamentale, cioè la nostra quinta pelle è l'ambiente, è il pianeta. E questo ti ricorda, se costruisci a Milano o a New York o in California, non c'entra per il clima. Ovunque te fai le cose sbagliate, hai una ricaduta sul sistema, su scala planetaria. Per cui nelle nostre operazioni dovremmo sempre tener conto di questa nostra quinta pelle. Se quella pelle la andiamo a rovinare, ovviamente non possiamo pretendere di vivere in salute o in benessere. Cioè, la qualità di natura determina la qualità di vita, la qualità di benessere. Chiudo con una citazione, essendo ambasciatore della Carta della Terra di questo magnifico progetto delle Nazioni Unite. Nel testo finale, l'ultimo presidente era Gorbaciov, di questa iniziativa che nasce nel 92 a Rio de Janeiro, l'idea: facciamo in modo che la nostra epoca venga ricordata per il risvegliarsi di un nuovo rispetto per la vita, per la tenacia nel raggiungere la sostenibilità
per un rinnovato impegno nella lotta per la giustizia, la pace e per la gioiosa celebrazione della vita. C'è un barlume di speranza di poter contribuire a andare in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie, e grazie Norbert Lanscher. Siamo un po' in ritardo, ma perché abbiamo iniziato in ritardo. Una cosa, prima di lasciarti andare via, hai citato anche ieri i negazionisti, no? A me vengono in mente due fisici italiani, ma ce ne sono tanti. Perché secondo te, cioè si dicono in poche parole, Zichicchi e il fratello di Prodi, per citare due nomi, no? È noto, che sono delle, come dire, delle sinusoidi, no? Nell'Ottocento già c'erano state una piccola glaciazione, poi si era tornati, e quindi è un movimento naturale fisico della Terra. In realtà tu hai detto benissimo, c'è l'inquinamento, c'è la plastica, cioè non è solo un discorso di temperatura, è un discorso proprio di impatto sull'ambiente. È la violazione del tessuto che garantisce la vita, per cui della biosfera che viene degradato dai nostri comportamenti. Questi signori hanno creato e stanno creando un enorme danno, no? Perché al politico aspetta solo che qualcuno ha il dubbio, perché così hanno la scusa di non far niente. Oggi abbiamo i documenti dall'ExxonMobil, dal gigante Total, che negli anni 60 loro hanno incaricato scienziati per valutare c'è questo rischio del cambiamento climatico. Impressionante, se leggi oggi quei documenti, questi documenti che hanno fornito i ricercatori a questi multinazionali esattamente erano in grado di descrivere che cosa succedeva 50 anni fa, solo che loro hanno speso fior di miliardi a intasare l'informazione con dei dubbi. E questo oggi è la situazione, che anche in Italia ancora, poi se è un premio Nobel schizzato si perde per strada, è veramente un grande pericolo. Oggi il pericolo del multinazionale lo vedo non meno grave, perché dicono c'è il cambiamento climatico, però affrontarlo come voi Friday for Future volete, vuol dire che andate a bastonare i più poveri. Lasciateci tempo e andremo nella giusta direzione con alternative. C'è un alto atteggiamento pericolosissimo. Perché, come detto, se cominciamo a frenare, la reazione è posticipata di decenni. Per cui stiamo organizzando che ci mettiamo fuori gioco. Ma troppo tardi poi, quando capiamo che cosa è successo. Perché, per esempio, io personalmente vedo due elementi pericolosissimi. Il permafrost, cioè lo scioglimento delle zone permanentemente ghiacciate, grandissime estensioni, Siberia, Canada, Groenlandia. Se quella parte superiore si scioglie, dice dentro materiale organico che fuoriesce in forma di CO2, di metano. Lì possiamo di batteri. E batteri. Cioè è una roba incredibile che cosa poi veramente dobbiamo convivere. Perché anche questo viene completamente dimenticato. Quella temperatura, cioè quella CO2 che oggi abbiamo nell'aria, no? Questi 413 ppm, no? Uno dice, cosa sono? Devi spiegarlo. Però quella concentrazione lo troviamo circa 3 milioni di anni fa. Attenzione, 3 milioni di anni fa. La temperatura in quel periodo era di 3-4 gradi superiore all'attuale temperatura. L'uomo 3 milioni di anni fa, l'Homo sapiens, non c'era. Per cui stiamo organizzando di portarci in quella direzione di temperatura. Perché non abbiamo attualmente quella temperatura che dovrebbe esserci con quella CO2? Semplice. Perché quell'energia che stiamo immagazzinando da decenni stiamo mettendo negli oceani. Lì abbiamo parcheggiato l'energia della forza radiante che abbiamo cambiato. Il 95% dell'energia è finita lì dentro. James Hansen, uno dei più noti professori che ha parlato davanti al congresso degli Stati Uniti nell'88, ha detto, per dare un'espressione a quella massa che stiamo iniettando, 5 bombe di tipo Hiroshima stiamo iniettando come calore al secondo negli oceani. Per il momento abbiamo quel tampone, però anche i mari non reggono fino a un certo momento. Poi ovviamente scatta una curva che possiamo definire esponenziale per entrare in quelle temperature.
Cioè, questo è il rischio. Il rischio poi è il cibo, perché non è questione che dobbiamo vivere con una con un Catania, no? Avete visto quest'estate, la prima volta abbiamo toccato il 49,3 gradi in Sicilia, ma anche al nord del Canada è stato toccato qualcosa di 48 centigradi. Cioè, non è questione solo della temperatura, questo è solo un'informazione di che cosa stai facendo su tutti gli altri ecosistemi. Per questo ribadisco, la questione è urgente. Urgente per noi tecnici, perché noi, come detto, lavoriamo giorno per giorno per organizzare tutto ciò che è legato all'energia e al materiale. Per cui noi abbiamo una grandissima possibilità di interferire su questo. E col super bonus, adesso ovviamente stiamo rischiando di perdere una grande opportunità di andare a accelerare questa riduzione nell'uso dei consumi, perché non abbiamo capito, forse la cosa, e chiudo la frase che dovremmo portare a casa, una vecchia frase che lo porto in giro, ogni tanto mi viene in mente, anche in questi capannoni, cosa dobbiamo ricordarci? L'energia più pulita è quella non utilizzata. E questo dobbiamo dedicarci soprattutto nell'edilizia. Grazie. Grazie Norbert. Paolo Rava, architetto, presidente ANAB, il meno per il più dell'architettura naturale mediterranea. Tanti temi stanno uscendo oggi, tanti moniti, ma anche l'idea che si può e si deve fare qualcosa, perché abbiamo capito che l'edilizia, l'architettura impatta moltissimo. Vediamo se sono in grado. Intanto dovremmo esserci. Intanto un saluto e un buongiorno a tutti e anche a chi ci segue da casa, e anche perché questi incontri sono interessanti nel momento in cui possiamo anche consumare poca energia per poterli ascoltare. E mi è piaciuto un attimo questa parola schizzato, no? Perché insomma, mi ricordo che quando ho cominciato a fare il professore all'università circa 30 anni fa, e parlavo di questi argomenti anche come progettazione, perché io avevo il corso appunto di progettazione, e tutti gli altri professori dicevano: ma questo è un po' schizzato, porta dei materiali un po' da orto, no? Perché d'altra parte la canapa, insomma, orto urbano, orto urbano magari. E quindi è avvenuto tutta una serie di elementi che finalmente oggigiorno qualcosa capisce che insomma era una strada giusta 30 anni, 35 anni fa, quando anche ANAB ha cominciato. Quindi insomma, il manifesto l'abbiamo fatto 35 anni fa, l'abbiamo rinverdito quando c'era il Covid, quindi io faccio un appello: iscrivetevi ad ANAB, è semplice, diventiamo tanti progettisti, tanti tecnici, e abbiamo una voce che identifichiamo un momento interessante di questa nostra epoca. Massa critica, dico. Massa critica, e andiamo siamo a Roma a vedere se possiamo cambiare. Ringrazio naturalmente Atena Academy che ci dà una mano a esporre assieme a loro questi argomenti, e perché, come si dice, la parte culturale, la formazione diventa elemento fondamentale oggigiorno, anche perché il New Green Deal è legato anche ai giovani, quindi noi ci comportiamo in questa maniera. Infatti la scuola che abbiamo messo in campo, e iniziamo il 17 di questo mese per andare avanti quest'altro anno, sono 22 incontri, per gli architetti ci sono 20 crediti per un anno, diventa interessante anche entrare in questo tipo di definizione ed essere responsabili come progettisti, come naturalmente ci ha portato ad essere sostenibili nella responsabilità Norbert adesso. Io voglio entrare subito nel discorso del Mediterraneo, perché è proprio il processo culturale che mi interessa, questa presa di coscienza mediterranea che diventa fondamentale. Fondamentale, infatti, diceva la Stefania, mi piace portare avanti questa cosa che sono un po' di anni che metto in campo in facoltà, adesso sono all'Unibo di Bologna e facciamo questa progettazione proprio ambientale sugli impianti urbani, perché diventa fondamentale capire che noi dobbiamo lavorare assolutamente e velocemente in questo senso. Per cui, perché Mediterraneo? Perché dobbiamo liberarci da questo fatto che la cultura
Mitteleuropea ci ha portato un po' di elementi tecnologici che a noi non servono, servono perché abbiamo un microclima straordinario, un microclima veramente straordinario, che abbiamo le tecniche assolutamente, il know-how è il nostro per mettere in campo le strategie, per recuperare, ristrutturare, rigenerare, tutte le R che vi piace avere in campo. Per cui trovo assolutamente fondamentale essere orgogliosi di essere mediterranei, perché noi abbiamo questa possibilità di essere veramente i portatori di una cultura del recupero, della rigenerazione. Anche perché, vediamo qua, vi ho messo, l'Italia 0,5% della superficie del mondo, questa penisola straordinaria in cui noi abbiamo la possibilità di vivere, questa fortuna che noi abbiamo la possibilità di vivere, e siamo lo 0,83% dei cittadini del mondo è italiano. Insomma, siamo una piccola mosca. Però la biodiversità. Un'unica penisola in una latitudine perfetta in mezzo a un mare mediterraneo. I vari venti dominanti che si incrociano con l'area del nostro comune, della nostra metà, ecco, questo ha fatto questo straordinario microclima in cui noi progettisti possiamo lavorare e mettere in campo straordinarie diversità proprio nei tipi di vita e nella tipologia. E abbiamo qui in questo piccolo micro elemento di terra 7.000 specie di vegetali, che insomma, voglio dire, è un numero interessante. Anche perché, per esempio, in Brasile, che è una superficie veramente molto interessante, che è il primo al mondo, ne ha 33.000. E quindi, insomma, noi siamo una 58.000 specie di animali diverse, non c'è da nessun'altra parte nel mondo. 533 tipi di ulivi diversi, quindi possiamo produrre una quantità straordinaria di energia mediterranea, che era proprio nel Mediterraneo quello che si poteva esportare. Chi aveva il sale e l'olio, c'era veramente qualcosa che posso dire una cosa, so perché l'ho detto anche ieri, per esempio la lavorazione delle olive, no? Sì. Dell'olio, il nocciolo non si può usare perché è acido. Sì. E viene bruciato biomassa per creare energia. Certo. Ci sono delle... È la vera economia circolare, nel senso che nulla viene, ma non è che è la natura che ci insegna ad avere queste modalità. Abbiamo 1200 vitigni autoctoni, in Francia, che è la seconda produttrice, ne ha soltanto 222. Il vino, e questo italiano, i francesi lo sappiano, nella lo guerra dei vini. Volta per tutto, voglio dire. Il grano, 143 tipi di grani diversi abbiamo potuto produrre in Italia. Gli americani, che sono il secondo paese, ne hanno soltanto 40, per dire. E se non sbaglio, un italiano ha selezionato un grano che cresce nelle zone aride e ha contribuito a soddisfare bisogni. Esatto. Ma la cosa più straordinaria è che in un paese così piccolo, che è lo 0,5% della superficie, abbiamo il 70% del patrimonio artistico mondiale. È una cosa straordinaria che abbiamo la fortuna di avere. Questo è il microclima diverso che noi possiamo utilizzare nella identità e nella formazione del progetto e dei tipi di vizi e dei materiali, perché praticamente da sempre si è studiato una modalità non critica ma unica per poter utilizzare le energie locali e produrre quello che era null'altro che qualcosa che serve all'uomo, cioè una protezione per poter vivere e crescere. Tanto quanto la Domus Romana, straordinario esempio di raffrescamento di edificio, io lo chiamo edificio impianto. Perché aggiungere gli impianti se l'impianto edificio già procura quel sistema di comfort per una gran parte delle stagioni? È chiaro che oggigiorno abbiamo una richiesta diversa di qualche secolo fa in temperatura, ci siamo abituati a un gradiente di temperatura veramente fuori dal normale. In automobile abbiamo l'aria condizionata, non esisteva forse 15 anni fa, adesso non riusciamo a vivere in automobile senza avere un'aria condizionata. Una volta c'erano gli specchietti e potevano identificare una ventilazione interna. Renzo Piano, mi sembra, a Los Angeles ha fatto un edificio in America senza aria condizionata e ne va orgoglioso. Sì, perché la ventilazione naturale definisce un comportamento, da sempre si è studiato la modalità per poterlo fare. Ma vado velocemente perché mi interessa andare proprio nella biodiversità e nel fatto, come si è detto
in inizio di questa conferenza, che la natura insegna. La natura insegna perché da sempre ha sviluppato una modalità di costruzione della propria vita, dello sviluppo della propria vita, e vi ho portato qui un esempio di un edificio, per quello che mi chiamavano schizzato, perché per me questi sono gli edifici da copiare, da mettere in campo come strategia di progettazione. Non la voglio chiamare sostenibile, ma responsabile. La sostenibilità non esiste, viene usato questo termine in maniera impropria, perché lo sviluppo sostenibile, cioè, dire, non voglio entrare nello specifico, ma mi sembra una cosa veramente assurda solo poterne parlare. Ecco qui la noce, è un edificio straordinario. Perché? Perché nei secoli la natura ha inventato il cappotto termico per mantenere caldo o freddo questo frutto, che è il nostro abitante, che si sviluppa appunto nelle stagioni. La cosa straordinaria è che è una parte veramente precisa, che cambia col cambiare delle stagioni, cioè durante l'estate è piena d'acqua e quindi diventa massiva, e invece in inverno si asciuga l'acqua e si riempie d'aria e diventa un coibente legato naturalmente alla possibilità di costruire una coibentazione per il freddo. Cose straordinarie anche il colore è quel colore medio che attira il sole oppure lo lascia anche all'esterno, perché l'energia solare in estate è negativa per il nostro microclima, è positiva invece per il microclima legato al regime invernale. Ecco che praticamente la natura ci fa vedere che il chilometro zero è possibile. Io penso che appunto l'albero sia un'identificazione del cantiere edilizio, no? È radicato in un certo punto, d'altra parte non si può spostare, nasce in un microclima preciso e produce autonomamente quei materiali che poi mette in campo con le tecniche costruttive e fa poi lo sviluppo dell'edificio. L'edificio che è fatto quindi di fibra, la fibra che assieme all'aria e assieme all'acqua, quindi al vapore, diventa materiale per l'edilizia, materiale che diventa straordinario perché noi abbiamo la parte del cappotto e la parte strutturale. La parte strutturale è null'altro che fibra compatta senza nessun tipo di aria. E Paolo, quindi noi lo conosciamo, facendo, il mastello. Stanno facendo scalpore, diciamo così, le ricerche di Stefano Mancuso, che lavora con tanti architetti e parla dell'intelligenza degli alberi, dell'organizzazione della rete, della comunicazione. Addirittura sostiene, insomma, cos'è lui è un botanico, però parla di questa intelligenza, addirittura gli alberi vanno in soccorso, è vero che non si muovono, sì, ma si soccorrono a vicenda. Assolutamente, perché hanno una straordinaria identità matura di cervello, che è il cervello che è posizionato non in un punto solo, per cui se noi abbiamo una problematica del cervello siamo completamente sfasati. La pianta invece distribuisce le parti del cervello lungo l'elemento la radice in maniera che ci sia proprio una specie di comunità, e poi se se ne spezza un pezzo naturalmente funziona tutta l'altra parte. Però voglio tornare al fatto che la natura, l'albero, con il sistema fotovoltaico che ha inserito da sempre l'apparato foliare, con la fotosintesi produce l'elemento chimico per tradurre i materiali locali a chilometro zero, utilizzando quello che è all'interno proprio della natura stessa, del microclima, in questo caso sali minerali, aria ed acqua, ecco che produce il massello che noi utilizziamo per gli edifici in legno come costruzione. Ma la cosa più interessante è che torniamo al titolo della mia piccola identità, che è appunto il meno per il più. La natura da sempre utilizza meno materiale possibile, meno energia possibile, per avere il massimo del rendimento utilizzando appunto le tecniche. Qui vedete abbiamo una doppia cupola, la noce è straordinariamente resistente nonostante la pochezza del materiale che viene utilizzato, perché il materiale ha un costo molto forte per quanto riguarda appunto la definizione del recupero dell'apparato solare, che ha un'energia molto limitata per quanto riguarda la definizione chimica. Per cui vedete, poi vediamo che dal mondo animale un uovo messo in verticale sopporta circa 22 kg, nonostante
la pochezza del materiale con cui... Per cui la natura da sempre ha messo in campo la strategia di avere che cosa? Un elemento matematico e geometrico... Messo in verticale perché cade in verticale, ecco perché è resistente, no? Ottima, perché la natura da sempre ha studiato la modalità di poter utilizzare il sistema tecnologico per arrivare appunto a queste definizioni, almeno per il più. Ma anche la città era formata con questa forma. La forma della circonferenza è l'utilizzare meno materiale possibile per avere una circonferenza che contiene il massimo della superficie dove si può sviluppare l'impianto urbano, perché fare una protezione della città con delle mura era un costo notevole di utilizzo di energie per produrre il materiale, per cui si utilizzava un sistema geometrico che identificava il fatto di utilizzare meno possibile per avere il massimo della superficie utilizzabile all'interno di uno spazio, allora da proteggere dall'esterno. Però da sempre gli edifici, io qui ho portato un esempio di una tecnologia che conosciamo molto bene nel mondo italico, che è la massa formata dalle murature pesanti come elemento strutturale e elementi invece orizzontali, gli orizzontamenti leggeri con il legno. L'energia è molto interessante perché viene utilizzato un sistema di impermeabilizzazione con il cotto, che è di contenimento per esempio in estate dell'aria, dove le finestre vengono aperte, quindi c'è un flusso d'aria per spurgare la quantità di energia che viene raccolta dai materiali. E in inverno basta chiudere le finestre, l'aria si chiude e diventa un elemento coibente per quanto riguarda l'edificio abitato, che è la parte centrale del sistema tipologico, che da sempre ha messo in campo la stessa funzionalità copiando il sistema della natura. Per cui facilmente noi abbiamo cosa? Un sistema tecnologico di contenimento dell'aria gratuita che mantiene che cosa? Raffrescato o coibentato a seconda dei regimi in cui noi andiamo a mettere in campo la strategia, che è composta con elementi molto semplici, leggeri, naturali e recuperabili e rigenerabili. La stessa cosa contro la parte del terreno verso terra, dove naturalmente abbiamo una problematica a livello microclimatico interno, utilizzando lo stesso sistema. Ma il sistema straordinario è che da sempre l'architettura ha utilizzato i materiali di derivazione naturale dalla campagna, quindi dal sistema legato alla produzione o allo scarto dell'agricoltura. Perché? Perché la fibra, per esempio nel canniciato, che veniva utilizzato per coibentare o identificare un processo di superficie della copertura, dell'intradosso, del soffitto, è null'altro che una fibra che contiene l'aria, un tubo di aria, e quindi questo piccolo elemento tecnologico è straordinariamente interessante per quanto riguarda la definizione del comportamento dell'edificio, edificio impianto. Per cui abbiamo l'elemento, diciamo così, tecnologicamente pesante, massivo, che è il gesso o la calce o tutti quanti gli elementi materici che derivavano appunto dalle finiture, la fibra e l'aria, il buffer d'aria e la struttura di sostegno della parte pavimentata. Quindi vedete che da sempre il bilancio dell'energia umana che definiva il comportamento dell'edificio, che aveva le superfici fredde o calde in maniera da poter essere in comfort dentro dello spazio concluso, lo spazio confinato degli edifici, delle camere, era definito sempre da questa modalità. Il bilancio di energia del corpo umano lavora sempre con dispersioni termiche che sono per irraggiamento. C'è la convezione, eccetera, l'attività, la temperatura dell'aria, la velocità dell'aria all'interno dello spazio confinato. Però la cosa interessante è che noi da sempre abbiamo degli scambi latenti per irraggiamento. È la prima cosa che noi identifichiamo in uno spazio. Quando entriamo in uno spazio concluso, identifichiamo se quella temperatura dell'edificio è compatibile, cioè ha un delta T molto vicino al mio di temperatura superficiale della prima pelle. Per cui lo scambio che avviene fra la prima e la terza pelle, e poi dopo naturalmente abbiamo anche la quarta e la quinta, però a me interessa adesso farvi vedere un attimo che la terza pelle è null'altro che il nostro edificio con i buffer. Però vedete che come mettere in campo le strategie di utilizzare le superfici degli intradossi, mette in campo che cosa? Un qualcosa che fa del design dell'architettura un elemento identificativo. Qui vediamo nello spazio
abitabile dell'edificio del Settecento, che era l'edificio più interessante per quanto riguarda la verifica naturale del meno per il più, abbiamo una stanza da letto di dimensioni molto importanti, ma vedete che il design allora del letto era fatto con una stanza nella stanza, cioè siccome la temperatura radiante viaggia col quadrato della distanza, è chiaro che la distanza deve ravvicinare al corpo umano, che in questo caso era il sistema scaldante. Poi naturalmente nelle temperature molto fredde dell'inverno si usava di scaldare una parte interna con il famoso, noi si chiamava il prete, dove si metteva una piccola parte di elemento riscaldante dovuto alla legna che bruciava e mettevano in campo questa strategia. Per cui vedete che da sempre l'uomo ha capito le temperature radianti e per cui l'architettura era un impianto che in una maniera autonoma riusciva a coprire le esigenze di allora. Ma da sempre, se guardiamo i fotografi del tempo, in questo caso vediamo Sant'Alberto Magno fotografato da Tommaso da Modena, fa vedere che per essere in equilibrio con uno spazio confinato, uno, bisogna avere un clo adatto a quel tipo di temperatura superficiale dell'impianto strutturale. Quindi vedete, il clo è null'altro che è la qualità di temperatura del questiario, quindi ha un vestito importante, qui siamo attorno al 1,6, però vedete controterra ha un distacco dal terreno, quindi ha una coibentazione di contatto, tanto quanto nella schiena, quindi ha cambiato la temperatura superficiale dello spazio murario con un elemento in lana. Ma da sempre l'architettura ha definito questo tipo di comportamento mettendo i materiali più idonei nel sistema appunto metodologia tecnologica legata al comfort, dove noi vediamo Piero Lorenzetti che identifica la parte del corridoio che non ha nessuna alterazione della temperatura superficiale perché c'è una deambulazione, invece nella camera da letto vedete che c'è una valorizzazione dell'arazzo che mantiene la temperatura superficiale completamente diversa, dove c'è un'attività umana completamente diversa. Ma naturalmente anche il ghirlandaio identifica questa straordinaria identità mediterranea di utilizzare i materiali per quello che servono. Minimo di utilizzo. Vedete che la raccolta dei materiali in lana, per esempio, sono soltanto identificati nel limite della parte appunto di utilizzo. Ma la cosa più straordinaria è il carpaccio che ci fa vedere un ufficio del tempo che ha in questo senso delle tecniche molto interessanti. Abbiamo l'impianto di illuminazione naturale, che è naturalmente la scrivania è a fianco della finestra, un'ottima coibentazione controterra, un vestiario compatibile ed equilibrato col sistema di temperatura dello spazio confinato e vedete nell'altra parte dove può essere un'altra seduta c'è una boiserie che identifica il fatto di alzare la temperatura superficiale di quel paramento murario. Tutta l'altra parte dell'edificio non ha uno sperpero di materiali e quindi di energia che compongono i materiali stessi per alzare la temperatura, perché non serve, l'uomo da sempre ha un'altezza che può essere identificata appunto col quadrato della distanza. Per cui noi leggiamo col nostro corpo il sistema murario e dobbiamo identificare un processo. Ma la cosa più straordinaria è questo Botticelli che ci fa vedere in un ambiente esterno come si misura la temperatura superficiale. Se leggiamo con gli occhi della sostenibilità, posso dire, vediamo che l'architetto qui ha formato questo spazio esterno sotto, e siamo forse non in inverno ma in un autunno avanzato, visto un attimo quello che vediamo nella prospettiva diciamo così in alto verso questo spazio diciamo naturale, naturalistico, abbiamo che cosa? Che lui ha identificato questo spazio sotto delle alberature che però vediamo dalla corteccia che siano dei sempreverdi. Perché sempreverdi? Perché la chioma degli alberi in questo caso definisce che cosa? Una chiusura dello spazio verso l'infinito, cioè l'uomo è sotto una copertura naturale e quindi non scambia all'infinito la quadratura del proprio cerchio, della propria temperatura superficiale in radianza. E quindi vedete che anche il muro che serve per contenere
l'elemento radiante delle temperature delle persone è alto esattamente come le persone, non serve utilizzare più materiali perché in questo spazio l'energia è dovuta naturalmente dalle persone stesse che si scaldano con le vettovaglie. Per cui vedete che da sempre l'architettura ha imitato la natura per avere che cosa? Quella filosofia che la natura ci insegna di utilizzare il meno energia possibile per avere il massimo delle situazioni di comfort. Per cui vedete nel disegno delle Leclerc si aggiungevano gli elementi degli arazzi nelle pareti in inverno e in estate si potevano limitare perché da sempre le temperature superficiali hanno questo tipo di trasmittanza totale. Un muro da 60 ha una trasmittanza totale di 1,98. Se noi mettiamo una parte di lana utilizzando il sistema dell'arazzo appoggiato, subito l'edificio cambia in trasmittanza totale, arriva a 0,88. Se mettiamo tecnologia, cioè aria, come da sempre hanno fatto gli architetti famosi come il Palladio, utilizzando quindi un buffer d'aria, ecco che vedete, la parete va a 0,76. Che non abbiamo edifici negli anni 70, negli anni 80, ma qualcosa anche oggigiorno che abbia questo tipo di valore di edificio a impianto. Quindi naturalmente lo vediamo anche qui nella diapositiva che l'arazzo è distanziato dalla parete in modo da avere la gratuità dell'elemento di coibentazione dovuto appunto all'aria. Quindi da sempre la natura ci ha insegnato a mettere in campo le strategie dei materiali naturali che sono queste da sempre, ANAB da sempre ha portato avanti questo tipo di mentalità e trovare tutte quelle tecniche contemporanee e moderne per poterle utilizzare nella maniera più idonea, caso per caso, perché la natura lavora microclima per microclima e l'Italia mediterranea da sempre ha a lungo il lo stivale diversità nel tipo edilizio e nell'utilizzo dei materiali, perché da sempre i materiali naturali ora costano tanto, sì, perché quelli spazzatura costano poco. Vi lascio con questo piccolo elemento da mettere in campo per le strategie del futuro e associatevi ad ANAB perché insieme riusciamo forse a mettere in campo qualche strategia più contemporanea. Costano di più, ma se si usassero di più costerebbero meno, abbiamo detto anche io. Meno. Perché costano meno? Perché usano meno energia per poter essere prodotti. Un polistirolo, adesso parliamo di questi cappotti termici, le case di plastica, soltanto di rivestire di plastica le nostre città così straordinarie con queste trasparenze di calci, di colorature straordinarie, eccetera, eccetera, con un materiale senza vita, senza traspirazione, sì, con decolorazioni che sono veramente assurde per il nostro ambiente. Un cappotto in megajoule di polistirolo consuma circa 140 megajoule, un materiale in fibra di legno o in canapa, eccetera, eccetera, siamo attorno ai 42. Quindi vedete che se vogliamo diminuire l'emissione della CO2 bisogna diminuirla subito e non per portare avanti un discorso di consumo energetico minore per quanto riguarda i materiali, gli impianti, ma intanto abbiamo già fatto emettere tutta quella energia e quella CO2 che invece ci ostacolerà nel progetto futuro del nostro pianeta. Grazie. Grazie Paolo Rava. Allora, un amico ristoratore mi ha detto che negli ultimi 2 anni è cambiato tantissimo anche, per esempio, come si sta all'esterno, no? Mi dice, guarda Giorgio, io 2 anni fa non avrei mai potuto dare quel tavolo lì per far mangiare, pranzare della gente fuori. Quindi bisogna anche un po' lavorare sui comportamenti, no? L'emergenza ci ha dato dei nuovi comportamenti un po' così, non sempre codificati. Luigi, tecnico ricercatore, ci parla, immagino inerente al tema, no? Come si dice, però abbiamo anche con Edi Social Network parlato di questo convegno di oggi e abbiamo raccontato che cosa avevate in mente. Che cosa avevate in mente? Devo dire che il grosso contributo ce l'ha dato proprio l'ANAB, perché quando Edi Social Network ci ha dato questa opportunità di creare un evento, stavamo proprio parlando di architettura mediterranea e l'idea che ci è venuta parlando al telefono è stata quella di definire il tema la sostenibilità dell'architettura mediterranea. In effetti è vero, io adesso in poco più di 20 minuti ho l'arduo compito di
dimostrare che i sistemi a calce per le facciate sono ancora attuali, sono sostenibili e sono anche molto longevi nel tempo, nonostante tutto quello che viene detto a favore dell'alta tecnologia. Se noi vediamo come sono suddivisi gli edifici in Italia per epoca di costruzione, fino al 1961 abbiamo il 46% degli edifici. Nei 30 anni successivi c'è il volume molto alto. No, no, va bene. Nei 30 anni successivi fino al 91 abbiamo un altro 47%, e quindi solamente negli ultimi 30 anni è stato costruito il 7% degli edifici esistenti. Cosa vuol dire questo? Che gli edifici fino al 61 hanno molto probabilmente o avevano intonaci e finiture in calce. Dal 62, quindi, quando sono nati i primi polimeri e quando anche c'è stato l'avvento del cemento in modo massiccio all'interno degli intonaci, cominciamo ad avere intonaci di calce e cemento e finiture anche sintetiche. Nell'ultimo trentennio abbiamo intonaci misti con una finta calce, perché nel frattempo le normative europee hanno permesso di chiamare calce un sottoprodotto del clinker, quindi finto calce e cemento e finiture sintetiche. Vorrei fare un attimo una distinzione fra le calci, perché ancora c'è molta ignoranza in merito. Calce aerea, calce idraulica. La calce aerea viene dalla cottura del carbonato di calcio, calcare. E mi piace mostrare questo senza spiegarlo troppo, non fa parte di questa comunicazione, il ciclo vitale della calce. Perché è un ciclo vitale? Perché durante la cottura se ne va anidride carbonica e acqua, ma durante la presa in indurimento c'è la riassunzione di anidride carbonica. Vabbè, l'acqua è quella messa in opera ovviamente per poter costruire il manufatto. Ma vedete che è un ciclo chiuso, ritorna calcare, ritorna roccia. Quindi è la più bella invenzione che abbia fatto l'uomo nell'edilizia, perché ha preso la roccia, l'ha plasmata, gli ha dato una forma e l'ha fatta tornare roccia. Purtroppo è un processo molto lento, perché per ottenere nuovamente 100 kg di roccia, di calcare, ci vogliono 63 kg di grassello di calce e 37 kg di anidride carbonica, che Norbert prima mi ha evidenziato che è aumentato di una volta e mezzo rispetto a 30 anni fa. Perché allora si parlava dello 0,03%, adesso siamo allo 0,04% e rotti. Quindi la calce fa un po' prima a indurire, ma purtroppo è una beffa. Una beffa. Bene, quanto tempo quindi ci vuole dal momento che occorre l'aria, cioè l'anidride carbonica? In condizioni ottimali una banalissima tinta calce 2-3 settimane per indurire completamente, un intonachino 2-3 mesi, un intonaco 2-3 anni. E allora se facciamo un muro di calcestruzzo come quello del Pantheon, quanti secoli o millenni per indurire? In realtà sappiamo che non è così, perché qui possiamo introdurre il concetto della calce idraulica naturale, meglio chiamarla in questo caso malta idraulica artificiale, cioè un escamotage che gli antichi romani avevano copiato ancora da altri, erano bravissimi giapponesi del passato nell'apprendere le cose migliori e migliorarle ulteriormente. E quindi se noi al calcare mettiamo queste argille, che possono essere naturali come la pozzolana o artificiali, cioè prodotte dall'uomo, il cotto, argilla cotta, pestata, frantumata, cocciopesto, elementi acidi che vanno a interagire col grassello di calce che è alcalino, e in questa reazione chimica che si attiva fra acidi e alcali occorre dell'acqua. Quindi con questo trucco abbiamo creato il calcestruzzo idraulico. Quindi muri di 5 metri come il Pantheon che indurivano contemporaneamente sia all'interno del muro sia verso l'esterno. La calce idraulica naturale invece sono i soliti due componenti, calcare e argilla, ma che ci dà già la natura su un piatto, pronti per essere utilizzati. Questa roccia si chiama marna ed è, non è altro che calcare che ha inglobato dentro di sé dell'argilla quando si è raffreddato. Cotto nel solito modo ci dà la calce idraulica naturale. Quindi referenze di questo genere che vengono studiate dai ricercatori di tutto il mondo. Il Pantheon è sicuramente la massima espressione della tecnologia del calcestruzzo nella storia a livello mondiale.
con resistenze incredibili, perché l'Istituto Centrale del Restauro nel 97 fece dei carotaggi e trovò delle resistenze superiori a 900 kg a compressione per centimetro quadro, con un modulo elastico però che è 30 volte migliore di quello del cemento. Quindi io mi dico, ma in 2000 anni cosa abbiamo inventato? Questa diapositiva vuole essere una provocazione. Da un punto di vista tecnico, possiamo realizzare nuovamente un marmorino come hanno fatto i veneziani del Rinascimento. È solo un problema di costi. Però dobbiamo capire che tecnicamente è fattibile. Poi ovviamente dovremo trovare dei compromessi per superare questo problema dei costi. Un intonaco sofisticato nel clima veneziano è il peggior clima che c'è in Europa. Gelo, disgelo, nebbia salina, la Bora, Porto Marghera dagli anni 60, con tutto il suo inquinamento acido. Questi marmorini non arrivano a 2 cm di spessore e sono lì da più di 200 anni. Quindi per applicare un buon intonaco possiamo comunque trovare un compromesso in tre mani, banalissimi. Quindi perché tre mani? Perché la prima, che è un rinzaffo, che deve essere una velocissima mano, serve per isolare il supporto. Quando abbiamo problematiche di questo genere, se noi qui attacchiamo un intonaco monostrato di quelli veloci, rapidi, facciamo una radiografia del muro e vedremo tutte le macchie chiare di fronte alle bucature. Quindi deve essere una sporcata veloce del muro e ci permette di aderire con la seconda mano, che si chiama il riccio, che è il corpo vero e proprio dell'intonaco, 2 cm, e se realizzato bene ci permette di avere delle planarità da rifinire con la terza mano, la stabilitura, che va applicata possibilmente almeno a distanza di una settimana. Perché? Perché l'intonaco contiene più del 20% d'acqua, che poi va a calare, va a evaporare nella settimana seguente. Quindi c'è un calo fisiologico del volume di questo intonaco. A questo calo fisiologico corrispondono delle crepe, delle crepettine. Se io vado ad applicare la terza mano di calce, stiamo parlando degli intonaci di calce, c'è una ricucitura chimica di tutte queste lesioni, non le vedremo mai più. Se invece ho fatto un intonaco cementizio, sopra gli metto questo bellissimo grassello di calce, quando ci saranno le tensioni nell'intonaco spaccherà anche il grassello, perché non c'è stata più la ricucitura chimica. Quindi le differenze, per quale motivo? Per tre motivi durano di più gli intonaci di calce rispetto a quelli di cemento. Il cemento, potrei dire, gran bella invenzione, sicuramente ha dato un suo contributo nell'epoca moderna, l'ha dato, secondo me siamo arrivati. Però gli intonaci di calce sono 30 volte più elastici, sono 10 volte più traspiranti e non richiamano attivamente acqua. Io fino agli anni 90 pensavo che l'intonaco di cemento fosse una barriera al passaggio del vapore. È vero, ma oltre ad essere una barriera è un richiamo attivo dell'acqua. Perché? Perché produce corrente elettrica col muro. Un fenomeno che con gli intonaci di calce non c'è. Quindi questa corrente elettrica, vuol dire corrente di elettroni, richiama tutte le molecole d'acqua. Quindi un richiamo attivo di acqua. Quindi il cemento negli intonaci non dovrebbe entrare neanche per un grammo. Anche perché fare intonaci che hanno 200 kg, 250 kg di resistenza a compressione, ma cosa servono? È il muro che porta l'intonaco, non è l'intonaco che porta il muro. Poi, sapete quanto lavora la fondamenta di un palazzo antico? 3 kg, 3 kg e mezzo a compressione. Perché dobbiamo mettere queste croste così rigidissime? Vedete, noi quando facciamo diagnostica verifichiamo sempre, quando troviamo gli intonaci cementizi, andiamo a misurare la corrente elettrica, 308 millivolt. Siamo arrivati anche a 500 millivolt. Ci potete ricaricare lo smartphone con l'intonaco di cemento per la corrente elettrica che produce. E veniamo alla seconda parte della cosa, le finiture per le facciate. Un confronto fra le tradizionali e le moderne. Ecco, è molto importante la differenza rispetto al tipo di adesione a supporto. Quelle minerali aderiscono al supporto con un'interazione chimica, cioè leggono chimicamente il supporto. Quelle sintetiche invece si attaccano al supporto grazie alla colla che contengono. Quindi nelle minerali abbiamo quelle di calce aereo, idraulica e silicati. Le sintetiche, fate finta di vedere, tanti omini, donnine che fanno free climbing, sono lì attaccati alla superficie. Grazie a questa adesione fisica la superficie, la finitura riesce a rimanere attaccata all'intonaco.
Le acrilici inossaniche sono, a mio modesto parere, l'unica bella invenzione che ha fatto la tecnologia moderna negli ultimi 50 anni per quanto riguarda le facciate, perché intanto contengono una parte minerale che derivano dal quarzo, le silossane, i silossani, e la componente acrilica che c'è sempre perché comunque deve esserci una colla per incollare il tutto. Le finiture minerali interagiscono col supporto, ecco, quando andiamo a rappezzare una facciata per far manutenzione o restauro, al di là delle malte cementizie che vedete in questa slide, ma possono essere anche di calce, purtroppo se non facciamo dei trattamenti preliminari creiamo una bellissima pelle di leopardo, perché andiamo a leggere chimicamente le differenze fra il vecchio supporto e il nuovo supporto. Vorrei parlarvi delle terre coloranti naturali. Questa facciata, fotografata ai primi degli anni 90, poi fu manutentata. Le terre naturali che si usavano nel passato come pigmenti organici, come coloranti, sono degli ossidi naturali che, rimanendo sepolti nel terreno, hanno perso potere colorante diventando dei cristalli trasparenti. Perdono anche potere colorante, per arrivare a queste saturazioni di tono così forti, colori rugginosi di Roma, ottocenteschi, prima si faceva un tinteggio calce che lo intravedete perché si stava dilavando la facciata, un rosa, perché se io metto le terre nella calce non arriverò mai a un rosso intenso, al massimo posso produrre rosa, quindi necessariamente poi sopra si davano più mani di velatura con le terre, allora c'era la manodopera necessaria e competente per lavorare in affresco, oggi si può anche non lavorare in affresco, e quindi grazie a questi pigmenti meravigliosi, grazie anche ai Fratelli Dolci di Verona, che sono gli unici ormai a prodorli a livello mondiale, a ogni mano aumenta il tono di saturazione del colore, con questi colori letti per trasparenza, non più per riflessione. Allora, come far durare nel tempo una manutenzione di un edificio? Qui siamo a Trastevere, a Roma, un intervento che seguì io nel 94. E gli intonaci sono intonaci di calce pozzolana dei primi del Novecento, come nell'edificio che vedete ancora di fronte, un po' consunti dal tempo, ma in buone condizioni. È stata fatta qualche rappezzo dove occorreva, una rasatura generale con un rasante fine di calce, lasciato maturare almeno una decina di giorni. A questo punto io non leggo più i rappezzi che ci sono sotto, un tinteggio calce. 94, la fotografia l'ho fatta l'anno scorso, 2020, dopo 26 anni questa è la situazione. Quando mi vengono a dire che i tinteggi a calce non durano nulla, a me non viene da sorridere, viene da ridere, perché l'importante è il trattamento del supporto, è interpretare il supporto, trattarlo nel modo giusto e possiamo mantenere questi colori che ci invidiano in tutto il mondo e non andarli a modificare come vi farò vedere adesso. Qui un altro intervento fatto con i rappezzi, il progettista Emma Francia, e alcuni rappezzi nell'intonaco, un rasante lasciato maturare 2-3 settimane, tinteggio calce, velature con le terre date in affresco. 1998, 2012, 14 anni, la facciata sembra avere un anno o due di vita. Museo Internazionale del Ceramica, tutti interventi fatti con lo stesso modo, non occorre grande professionalità, occorre solamente essere scrupolosi nel seguire il ciclo e soprattutto interpretare bene il fondo. Vorrei aprire una piccola parentesi sui silicati liquidi di potassio, perché stanno andando tantissimo nei nostri centri storici, perché dicono che resistono bene alle piogge acide. Allora, intanto io vorrei dire, dobbiamo cambiare il punto di vista. Il problema non sono le calci che non resistono alle piogge acide, il problema sono le piogge acide. Quindi noi dobbiamo intervenire per eliminare le piogge acide, non le calci, con i loro colori vibranti. I silicati sono nati grazie a questo brevetto di Adolf Keim nel 1878 in Baviera, perché allora c'era, ecco, il silicato viene reso liquido ed è trasparente più o meno come l'acqua, perché c'era questa bellissima abitudine di affrescare le facciate in Baviera, e pensate che già verso la fine dell'Ottocento venivano degradate dalle piogge acide create dall'era industriale in Baviera. Quindi si erano resi conto che non duravano più come una volta.
Quindi dando questo liquido trasparente su questi affreschi di calce, perché c'è un legame indissolubile fra il silicato liquido di potassio e il carbonato di calcio, si crea del vetro, della silice pura, quindi il vetro resiste agli acidi e io rendo perfettamente protetta la facciata. Non sono i silicati che conosciamo oggi, tanto più che siccome gli intonaci sono diventati sempre più cementizi anche in Germania, allora i famosi silicati di una volta non aderivano più perché non c'era carbonato di calcio nell'intonaco. E cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto aumentare sempre di più il contenuto di resina all'interno delle tinte ai silicati, al punto che con le ultime norme DIN si può chiamare ancora tinta pura ai silicati, una pittura ai silicati che contiene più del 10% di resina acrilica. Pensate l'inganno. Queste narrazioni ormai noi siamo abituati, ci colpiscono tutti i giorni, perché adesso non sto lì a dirvelo, però si ragiona sul trucco del residuo secco della resina, che quando va in stufa cala di più della metà. Quindi quel 5% famoso di resina acrilica in realtà diventa l'11%. Stiamo parlando quasi di una pittura sintetica. Eppure ancora si chiama tinta pura ai silicati. Un altro grosso problema dei silicati, il motivo per cui io li ho sempre osteggiati, è che se io metto una terra rossa in una calce ottengo un rosa caldo. Se la stessa terra rossa la metto in una tinta che contiene il titanio, come i silicati, perché i silicati sono trasparenti, quindi occorre una carica bianca, si mette il biossido di titanio, ho un rosa freddo. Allora, una facciata come quella di prima, nel momento in cui la vado a manutentare con i silicati, un lavoro tecnicamente perfetto, questa facciata ha perso l'anima. E noi stiamo trasformando i nostri centri storici, che ci invidiano in tutto il mondo, con questo discorso dei silicati, perché resistono alle piogge acide. Ma poi su quali supporti? Ecco, questa è una delle norme che a me stanno simpatiche, delle norme DIN tedesche, perché almeno possiamo vedere in un grafico, in funzione della permeabilità al vapore e dell'idrorepellenza. E perché ve la mostro? Perché secondo me abbiamo la tinta calce in tutta quella che è l'edilizia storica, in tutta quella che è la bioedilizia, l'architettura naturale. Se abbiamo dei testi compromessi e non ci sono i fondi economici per andare a togliere via tutto e ripartire da capo, un buon compromesso può essere il ciclo silossanico. Nell'invecchiamento delle pitture sintetiche, vabbè, lo conosciamo tutti, materia organica, come noi, diventano sempre più rigidi col passare degli anni e quindi si rompono queste pellicole. Di fronte alle tensioni dell'intonaco si ha un'esfoliazione, uno sfogliamento del materiale. E quindi da un punto di vista estetico non si può parlare certamente di invecchiamento nobile come con la calce, ma non solo, ci sono dei costi di manutenzione notevoli. L'invecchiamento delle tinte minerali viene definito nobile perché se io vedo questa facciata da lontano è ancora bellissima, ha una sua nobiltà, se la vado a vedere da vicino in realtà avrebbe bisogno già di manutenzione da qualche anno. Sto parlando comunque di facciate che sono state poi manutentate negli anni. Chiaro che applicare una tinta calce come si fa con una sintetica si creano dei problemi, quindi occorre un po' di professionalità. Purtroppo nel nostro paese la professionalità non è tutelata. Pensate che in Svizzera un applicatore per poter aprire la partita IVA deve fare 3 anni di lavoro presso un applicatore, un artigiano che ha la partita IVA aperta, alla sera va a scuola serale, teoria, pratica, sostiene degli esami, tra l'altro gli insegnano pure a fare l'imprenditore, cioè a gestire l'azienda. Invece da noi oggi chiude una fabbrica, domani ci sono 8 imbianchini nuovi sul mercato, perché è sufficiente un pennello e una scala e uno può iniziare la professione. Per fare un po' di fatturato le aziende che vendono i colori dicono proteggete le calci con i silossani, perché la calce non resiste alle piogge acide, perfetto, ma non dovete farlo subito, dovete aspettare che ritorni il calcare, la roccia, a quel punto lo proteggo come se proteggesse una pietra calcarea, perché altrimenti se mi piove e la calce non è ancora carbonatato del tutto si creano queste problematiche e intervenire più sopra è veramente un casino perché alcune parti sono idrorepellenti, altre no. E quindi occorre professionalità, altrimenti meglio lasciare stare e cambiare professione. D'altronde,
in bianchino asciugatore murario, Nicola per muri asciutti umidi, vedete, pennello e scala. E termino con, parlando della durabilità delle finiture. È luogo comune pensare che la durabilità del ciclo di finitura dipenda soprattutto dalla qualità dei prodotti utilizzati, ma non è così. Io ho cercato di mettere in una tabella 40 anni di esperienza di cantiere e di ricerca. Vedete, distinguendo fra quello che è il nuovo o la manutenzione, la qualità del prodotto può incidere dal 20 al 30% sulla durabilità del manufatto. L'applicazione incide dal 40 al 45% e il supporto, quindi problemi fisiologici, cioè interpretare bene le problematiche e la natura del supporto, incide per un 30-35%. Questo non vuol dire comprate i prodotti poveri, però vuol dire attenzione che l'incidenza non sta tutta, della durabilità non sta tutto nel prodotto, anzi. Dicono le calci non durano nulla, è vero, questa è una facciata dopo 8 anni in cui è stata tinteggiata, sotto c'è un intonaco solamente a cemento e sabbia, non c'è nessun tipo di adesione chimica, nonostante l'applicatore abbia lavorato con professionalità col pennello, come si dovrebbe applicare la calce. E questo invece è un tinteggio sintetico su un edificio storico, ha creato una barriera al vapore e ha prodotto dei danni irreversibili agli intonaci. Queste sono le ultime slide, questo è un ciclo in centro storico su un testo compromesso dove non c'erano i soldi per affrontare il lavoro da zero, cioè rimuovendo gli intonaci cementizi, ed è stato fatto con i silossani. Vedete, si possono fare anche le velature con le terre sui silossani, su un ciclo silossanico, così anche come sui silicati, per essere onesti intellettualmente. E quindi dobbiamo parlare di manutenzione intelligente delle facciate. È uno studio metodologico e progettuale della manutenzione della facciata che attraverso l'acquisizione di dati, parametri, sia oggettivi sia soggettivi, permette di individuare il ciclo protettivo più idoneo, che non necessariamente è il più durevole, se parliamo da un punto di vista filologico, che porti a una gestione semplice, economica e soprattutto programmabile delle manutenzioni future. Quindi in un grafico dove io ho messo che una manutenzione, un ciclo fatto bene, dura oltre i 10 anni, se fatto così così è sotto i 10 anni, se ci sono dei grossolani errori può essere pessimo dopo 3-4 anni, non c'è più. Per cui nel caso di pessimo la manutenzione diventa impossibile, costi altissimi, discreta una manutenzione costosa, se invece una manutenzione semplice, poco costosa. Bene, io ho terminato. Grazie. Grazie Luigi. Una parola che è uscita molto è quella del tempo, no? La qualità del lavoro, dell'opera, presuppone del tempo. Non siamo più abituati. A me è capitato di andare in località, no, di vacanza e vedere case nuove con le crepe e la persona che aveva lavorato mi ha chiaramente detto non hanno lasciato il tempo di asciugare, no? C'era talmente fretta di consegnare gli appartamenti. Parlo del nuovo in questo caso. Certo. Il tempo deve esserci. Sì, si possono trovare dei giusti compromessi per ottenere dei buoni manufatti senza arrivare ai costi che ci sarebbero oggi. Bene. Grazie, passiamo all'ultimo intervento della mattina, Alessandro Rogora, professore architetto. Lo spazio di mezzo tra cultura e comportamenti per il controllo ambientale nell'architettura mediterranea. Ricordiamolo che tutto quello che stiamo raccontando oggi è riferito all'identità del nostro modo di costruire, col nostro, come ha detto benissimo Paolo Rava prima, il nostro dell'Italia, di questa piccola lingua di terra, culla di civiltà, arte, biodiversità, eccetera, eccetera. Prego. Grazie. In verità i miei colleghi hanno già detto tutto, io potrei salutarvi. E sarebbe bellissimo riprendere quello che è stato detto, perché sarebbe interessante dire non sono d'accordo, pur essendo d'accordo sull'insieme, non sono d'accordo su una serie di cose, ovvero sarebbe interessante riprendere questi temi per fare una discussione, tra l'altro sono quasi tutti amici, quindi ci conosciamo da decine di anni. Ma dialogare non vuol dire per forza. No, ma infatti, però ci vorrebbe proprio chi dice io la penso diversamente, no? E sarebbe un po' il sale su questa partita. Allora,
Il tema che mi è stato assegnato è quello di parlare dello spazio che nell'architettura mediterranea è stata tra il dentro e il fuori. E qui è interessante chiederci se siamo all'interno di una stanza in cui si fa un convegno, se siamo all'interno di una stanza in cui si fa una mostra, quali sono i limiti di questo involucro che di acustico hanno poco come capacità resistente, qual è la qualità che differenzia questi due ambienti e se è vero che esiste una relazione molto chiara tra il clima con cui noi abbiamo a che fare e diciamo dei riferimenti della morfologia che sono stati codificati nel tempo, quindi dove fa freddo io evidentemente tendo a compattarmi per disperdere sempre meno, dove fa un caldo umido come quando d'estate mi muovo per la città, cerco di aprirmi i vestiti per far circolare l'aria all'interno, diciamo contro il mio corpo, le cose si complicano quando una condizione stabile e costante, sempre freddo o sempre caldo umido, si manifesta in maniera diversa nel tempo, discorso che facevi prima, e quindi tra il giorno e la notte abbiamo grandi differenze termiche, oppure, ancora di più, quando questa differenza si manifesta stagionalmente e noi abbiamo problemi diversi che la nostra noce, come diceva Paolo Rava, deve affrontare in maniera diversa. E la noce è proprio l'esempio calzante, un involucro che ha delle prestazioni variabili nel corso della stagione, nel corso della giornata. Noi non possiamo tanto facilmente avere un edificio che si comporta come la noce, che abbia la capacità di cambiare completamente la massa termica, spostando liquidi, disseccando parti di involucro, ma certamente possiamo considerare intanto una forma appropriata che abbia il massimo dei guadagni in inverno ed il minimo dei guadagni in estate, e ho messo questa seconda frase leggermente separata dal resto del testo, perché molto ormai viene considerato dalla maggior parte dei professionisti il tema equivalente. L'isolamento per proteggere l'edificio fa sempre bene e spesso assistiamo a isolamenti interni all'interno degli involucri che cambiano profondamente la prestazione estiva dell'edificio, che da un edificio a grande massa, quindi capace di assorbire gli sbalzi quotidiani nel periodo estivo e di comportarsi come un volano termico, non ha più questa capacità, costringendo gli utenti che vedono migliorata la prestazione di involucro di fatto a realizzare un sistema di condizionamento attivo per poter vivere questi spazi. E come dicevo, esistono studi dagli anni 50, fine anni 50, che in qualche modo relazionano morfologia a clima. Rimane però un falso storico di fondo che noi prendiamo e che abbiamo assunto come un tema ormai assolutamente vero, che la storia dell'architettura sia stata storia di conquista della luce. Noi prendiamo dal libro della Genesi, vedi Dio che la luce era buona e la luce fu, e quindi questa idea di conquista della luce vede nel 1851 la vittoria finale da Paxton nell'esposizione internazionale di Londra, in questo edificio completamente trasparente che in qualche modo si confronta con quegli edifici freddi certamente, ma bui, umidi. Non stanno facendo il nuovo stadio di Chelsea perché un vicino si è opposto grazie al diritto alla luce. Cioè a Londra, in Inghilterra, esiste questo diritto alla luce nella diciamo, Costituzione. Il solar, diciamo, il diritto al sole nasce in California all'inizio degli anni 70. In Europa ha avuto storia più difficile, però un tema di grande interesse che noi abbiamo vissuto a Milano con la presenza del nuovo palazzo della regione che rifletteva il sole contro i dirimpettai e fondeva, diciamo, le lampadelle PVC. Chiudiamo questa parte più o meno. E quindi questo tema dell'edificio trasparente che nasce come relazione profonda con la qualità descritta nella Bibbia, quindi una bibliografia certamente solida, nel Mediterraneo si declina in maniera diversa. Noi abbiamo edifici che tendono a costruire ombra. L'umbracolo che voi trovate a Barcellona, realizzato per l'esposizione internazionale all'inizio del Novecento, non quella del 29 con il padiglione di Mies, ma quella precedente, aveva proprio questo obiettivo. Cambia il clima di un ambiente al cui interno vengono posizionate essenze vegetali che non vivrebbero con la stessa modalità all'esterno. Ed è intrigante, uno spazio completamente permeabile all'aria,
però che permette di avere al proprio, è difficile sentirlo interno, un edificio che non è chiuso, no? Al proprio interno un clima completamente diverso. E qui siamo in uno, diciamo, un esempio classico dell'architettura mediterranea, un'architettura che si costruisce dove questo spazio inutile è estremamente utile, inutile perché non lo possiamo vendere, perché non fa volume, perché non fa superficie, ma l'utilità di questo spazio è quello di costruire condizioni climatiche adeguate sia all'interno degli edifici che, diciamo, all'interno della città. E se noi facessimo cadere la nostra vecchina, questa si parcheggerebbe probabilmente in una zona all'ombra, a ridosso di un ambiente collettivo in cui può socializzare, in cui può parlare con gli altri, in un clima molto meno aggressivo di quello che troverebbe, diciamo, nell'ambiente esterno. E questa è un'icona tipica di quello che noi vediamo nelle città mediterranee, uno spazio intermedio che è al di fuori della casa, dove spesso la vecchina si rifugia per essere protetta dal sole, parlando con la sua dirimpettaia che al di là della strada vive in questo spazio privato o semipubblico, di cui gusta le qualità, ma permettendo le relazioni. Gli esempi dell'architettura su questo tema sono molteplici. L'icona della cosiddetta casa di Socrate, che mai appartenne al grande filosofo, descritta da Xenofonte nei Mirabilia, insomma, racconta di come la casa fosse strutturata in modo da avere una planimetria aperta verso il sole. Aperta verso il sole, ma avesse anche uno spazio antistante, che era il portico, che la proteggeva dall'aggressione del sole estiva, e uno spazio retrostante che faceva da tampone, da buffer, verso le condizioni climatiche esterne del nord. E quindi qui vedete la sezione con la posizione delle due, diciamo, del sole nei due momenti dell'anno, al mezzogiorno d'inverno, al mezzogiorno del solstizio estivo, con la penetrazione della radiazione e la completa schermatura. Ora, questa casa, con la sua forma, se fosse completamente edificata nel perimetro e utilizzata a temperatura di comfort, oggi diremmo 20 gradi sempre e dovunque, non avrebbe la stessa qualità. E questi spazi che Paolo Rava ha mostrato prima, come all'interno degli ambienti della casa del Settecento ci fossero, diciamo, degli ambienti, delle stanze nelle stanze, che erano questi letti a baldacchino, in verità nell'architettura mediterranea si ritrovano molto anche all'esterno. È difficile se chiamarlo davvero esterno, perché molta gente in estate in quegli esterni ci dorme, perché l'assenza del materasso migliora molto la dissipazione termica, permette la ventilazione, e il leggero dondolio dell'amaca permette di rilassarsi profondamente all'ombra del portico. Andrea Di Pietro della Gondola, meglio noto come Andrea Palladio, costruisce nel 1552 questo straordinario edificio. Si potrebbe aprire una lunga chiacchierata su che cosa sia la villa palladiana, un tipo edilizio che prima non c'era, e come il Mediterraneo, allora, fino ad allora, oggetto centrale, luogo di cultura, di comunicazione, di scambio, dopo la scoperta dell'America avvenuta pochi anni prima, diciamo, abbia perduto quella centralità, e quindi i veneziani si rivolgono all'interno costruendo residenze di delizia per controllare il territorio, che oltre ad essere profondamente belle come tutte le architetture palladiane hanno anche un grande funzionamento, un interessante funzionamento ambientale. Esiste un cuore, una parte centrale a temperatura di comfort, molto spesso protetto da spazi a temperatura leggermente inferiore, attività secondarie in cui il clima è sempre all'interno controllato dai sistemi, ma con qualità meno, diciamo, meno gradevole. E poi abbiamo degli spazi che proteggono, degli spazi secondari, Louis Kahn li chiamerebbe spazi serventi, che proteggono gli spazi principali in cui avvengono dei depositi, ci sono localizzati attività di spostamento, ma la cosa straordinaria sono i due elementi che troviamo verso sud, il primo, che è la loggia ad uso principalmente invernale, in cui le condizioni termiche sono determinate nelle giornate di sole dalla radiazione diretta, e in cui la gente sosta nelle belle giornate, noi diremmo prende il caffè, allora questo caffè magari non era disponibile, beve il tè, e
Nella parte nord abbiamo questa loggia aperta verso l'esterno, attraverso cui il vento rende gradevole le condizioni termiche anche in relazione all'ombreggiamento, diciamo, prodotto dall'edificio stesso. Lo stesso vediamo in sezione. Qui purtroppo l'animazione, siccome io non uso un prodotto Microsoft ma un altro, diciamo, non è venuta del tutto correttamente, ma vediamo gli ambienti a temperatura diversa. Verso sud vediamo l'irraggiamento, e qui purtroppo l'animazione è molto più lenta di quella che doveva essere, e questo spazio è chiaramente reso abitabile e reso positivamente abitabile dalla forma e dall'orientamento, mentre verso nord percepite chiaramente come l'ambiente, diciamo, si è reso gradevole dall'aria in movimento. La finitura delle due, diciamo, la modalità secondo cui le facciate invecchiano è molto diversa. Una esposta alla radiazione, esposta all'umidità, esposta al vento, l'altra in parte protetta, e vedete come una fotografia fatta nello stesso momento mostri invecchiamenti diversi. E qui è chiaro che Google non mente, e vedete l'orientamento vero della villa. Lo dico perché spesso nelle pubblicazioni di architettura sono messi casualmente. Questo la dice lunga, Norbert, quando questo tuo docente raccontava l'orientamento, no? Il tema fosse basilare, perché Palladio non ha fatto edifici belli, ha fatto edifici belli e buoni, riprendendo la massima greca, dove la parte buona significa adeguata, significa misurata al tipo di obiettivo e di necessità che l'edificio ha. Quindi questi spazi inutili sono quelli che qualificano le nostre città, i nostri ambienti. Noi diciamo Bologna, città dei portici, luogo in cui si svolgeva il commercio, luogo in cui la gente socializza, che spesso viene ripreso questo modello di comportamento anche in periodi quasi contemporanei. Qui siamo a Barcellona, vediamo un portico certamente reinterpretato, ma comunque efficiente per certe azioni, e vediamo come i sistemi di controllo, in questo caso di tipo vegetale, diciamo, cerchino, tendano di mettersi in fase con le necessità climatiche, e quindi diventino sistemi di schermatura nel periodo estivo e sistemi che lasciano passare la radiazione nel periodo invernale. Per dirla tutta, questa essenza vegetale non è perfettamente adatta, però dal punto di vista della fotografia rendeva molto bene, quindi passatemi, il glicine non è un'essenza vegetale autoctona adeguata per il controllo, però andava bene. E qui cominciamo a vedere che se da un lato a livello degli edifici siamo stati più o meno in grado di realizzare soluzioni in qualche maniera capaci di controllare i problemi, quando parliamo di città il problema diventa un pochino più complesso, ma anche le nostre città erano composte di spazi intermedi ed è molto difficile in un agglomerato mediterraneo di architettura popolare, non parlo del grande palazzo isolato dal resto del costruito, dire dove finisce una cosa e dove finisce l'altra. E anche gli spazi di mediazione tra gli edifici, che si chiamassero strade, portici, atri, gallerie, eccetera, sono elementi del funzionamento complessivo. E quindi parlare di città climatizzante, invito chi vuole a scaricare un testo che si chiama Cooling Our Communities, realizzato da dei ricercatori negli Stati Uniti, oppure ricerche che abbiamo lavorato anche noi in Europa successivamente, si sono posti come obiettivo quelli di riconsiderare il funzionamento della città come elemento capace di preparare un tessuto adeguato su cui l'edificio potesse migliorare ancora il clima con il proprio, diciamo, involucro corretto. Questo che nel passato era normale, le città erano luoghi di delizia in cui si stava meglio che al di fuori, più protetti. E noi abbiamo costruito soluzioni, questa è la Galleria delle Alpi a Torino, adeguate per il clima invernale, a Torino hanno fatto le Olimpiadi invernali, per chi non se lo ricorda, o sistemi di controllo per il periodo estivo. Questa è l'immagine del portico dell'Agorà ricostruito, e voglio ricordare come si sia raccontato, si continua a dire, che la democrazia nasce nei portici dell'Agorà di Atene, dove la gente si confronta, discute, dialoga,
E immaginate Socrate che pone le domande un po' alla Marzullo, a chi gira per la città, no? Ecco, come avrebbe potuto Socrate porre queste domande sotto il sole aggressivo di Atene? Voglio dire, già rispondere alle domande di Socrate era difficile di per sé, ma immaginatevi quale cattiveria sarebbe stata porre domande sotto questo sole aggressivo. E allora l'importanza dell'ombra e l'importanza della penombra, quel, diciamo, difficilissimo termine che all'estero nessuno riesce a tradurre. Google Translator lo fa, ma se voi parlate a un finlandese di penombra, è come se il finlandese vi decantasse i colori del bianco. Per noi il bianco è bianco e per un uomo del nord esistono decine di bianchi e centinaia di modi di dire neve. Ora guardate la qualità di questo spazio, in termini termici, in termini quindi di possibilità di socializzazione, in termini di profonda relazione. E riprendendo questi due bellissimi schizzi di Sergio Loss, quando Sergio parla della città mediterranea, dice: la nostra città ha 3.000 anni ed ha un impianto straordinario di tipo solare e quindi è strutturata in modo che gli edifici si possano costruire, orientare correttamente. E siccome la città non cambia nel corso dei secoli, non è come gli edifici che vengono sostituiti, non è nemmeno come gli automobili o il vestiario che cambia con la moda, noi abbiamo una struttura profonda nella città mediterranea che è capace di sostenere la qualità di cui abbiamo bisogno. Ed è anche una qualità sociale, perché Sergio racconta che ribaltando, diciamo, il condominio e mettendolo in orizzontale lungo la strada, è come, qui vi faccio vedere, girare le persone sedute a tavola che nel condominio sono in qualche modo schiena contro schiena e che invece sotto i portici, lungo le strade, all'ombra, si incontrano, dialogano e socializzano. E il tema di quale sia il significato della città, che è quella di costruire cittadini principalmente, io trovo che sia un tema straordinario. E da qui si apre un mondo, perché come esiste un clima nei confronti del quale gli edifici si mettono in relazione, gli stessi componenti si mettono in relazione in maniera diversa. Il fatto che nel nord della Danimarca ci siano grandi aperture orientate all'esterno senza protezione e da noi ci siano piccole aperture con giacitura verticale, che dica il movimento moderno con buona pace di Le Corbusier, no? E che questi elementi verticali abbiano dei sistemi di protezione mobili che sono verdi, verdi scuri, non bianchi. Non me ne voglia la CPVC, perché questo verde scuro deve poter assorbire il calore e riflettere parte della luce all'interno. Vedete quella macchia di luce nell'intradosso della copertura che diventa una lampada a bassa luminanza, si direbbe, che permette la lettura in uno spazio scuro. E questa è la straordinarietà. Da noi serve poca luce per svolgere un'attività che tipicamente ne richiede molta, perché quel tipo di clima chiama una modifica profonda della struttura del campo luminoso, non della quantità. Quindi non è solo l'energia, la quantità che viene messa in gioco, ma il modo in cui la organizza. E l'architettura è un sistema passivo per creare queste condizioni. E lo stesso quando noi pensiamo all'interpretazione della persiana mediterranea fatta a Parigi, all'Istituto Monde Arabe, da Jean Nouvel, un grande architetto che alla fine degli anni Ottanta realizza questo bellissimo edificio, è un bellissimo edificio che non ha niente di mediterraneo se non l'immagine visiva, perché il tipo di condizioni che si trovano all'interno dello spazio e che richiedono un sistema variabile, modificabile, eccetera, non è solo la riduzione della quantità di luce, ma neanche il redirezionamento. C'è avuto qualche problemino, perché i diaframmi li hanno rallentati, perché sennò chi stava dentro schizzava, sì. A proposito, se vai adesso sono tutti rotti, perché tutti i sistemi che aveva fatto l'Aerospatiale francese, naturalmente Aerospatiale, non erano pensati per l'edilizia quotidiana. Edificio bellissimo, eh? Perché erano dei diaframmi come l'occhio che si adatta velocemente, però più velocemente al passaggio di una nuvola. Infatti, è verissimo. Disastro. E questo è interessante. Da noi ci sono centinaia di sistemi di controllo, decine di soluzioni tecniche che vanno da tapparelle che partono dal basso, non perché sono cadute, ma perché controllano il sole alto nel periodo estivo e quindi una tapparella che scende è meno efficace di una tapparella che sale da sotto. Sistemi che permettono il passaggio dell'aria, che modulano la luce, che cambiano automaticamente, tantissime di queste soluzioni si ritrovano a Venezia. E qui vedete come un elemento complesso che è
diciamo, la versione tecnologica della noce di Paolo Rava, o la versione che voi trovate attraverso componenti capaci di realizzare filtri cangianti, modificabili nel tempo, siano anche luoghi di transizione di percezione, per cui non sappiamo se questa signora o quest'altra siano dentro o siano fuori. Il loro mondo percettivo è all'esterno, ma loro sono protette. E questo affonda le radici nella musharabia araba, nelle modalità di controllo dell'ambiente o della separazione maschi-femmine, che non potevano incontrarsi se non in certi modi all'interno di una cultura diversa dalla nostra. Allora, io trovo questo abbastanza interessante e voglio mostrarvi un edificio per me straordinario. Io ho vissuto in questo edificio, fatto da un architetto la cui produzione, diciamo, rinnego, tranne questo grandissimo edificio, Riccardo Bofill, noto postmodernista, che negli anni 70 realizzò a Sant Just de Svern, attaccato a Barcellona, un edificio che si chiamava Walden 7, chiamato El Castillo, ma anche il Pueblo Vertical, in catalano è il Pobla Vertical, il villaggio verticale. È un ambiente al cui interno ci sono spazi cavi, in cui c'è molta ombra, strade, piazze in cui la gente si incontra, è un ambiente estremamente ricco dal punto di vista termico, dal punto di vista luminoso e dal punto di vista sociale. Questa dimostrazione che non è un problema il tipo edilizio verticale, orizzontale, noi possiamo costruire luoghi adatti per quello che riguarda la città mediterranea, la civiltà mediterranea, che diciamo il modo in cui noi ci relazioniamo. Esistono grandissime, straordinarie possibilità. Io ho trovato questo edificio molto sottovalutato dalla storia dell'architettura, secondo me è emblematico. E io credo che dovremmo partire da questi esempi. Mi piacerebbe tornare su tante cose che sono state lette. Io ho accorciato un po' il mio intervento volutamente. Se fosse possibile, mi piacerebbe discutere. Mi piacerebbe discutere quantomeno sul modo in cui tendiamo ad affrontare i problemi. Valle d'Aosta, Rue Cortot, 1390. Viene immaginata la costruzione di un canale di collegamento tra le pendici del Rosa e le città in valle. L'idea è portare l'acqua a queste città. Tempo di costruzione, 2 generazioni, 40 anni. Come se io cominciassi adesso a costruire, diciamo qua, sarei già morto, qualche anno fa, per i miei nipoti. Nessuno di noi ha questa visione strategica. Ormai si dice, quando sono le prossime elezioni? Cosa conviene fare? Cosa conviene che mettiamo su Facebook questo pomeriggio per vedere aumentare? Gente ha lavorato per la 2 generazioni successive e questo ha cambiato i paesaggi, ha cambiato il clima locale, ha permesso agli ungulati di spostarsi a quote a cui non accedevano perché c'era la disponibilità dell'acqua e quindi si spostavano tra i 1500 e i 2100 metri. Allora, la nostra capacità di trasformazione richiede tempo. Noi non possiamo adesso fare poco nell'intervento degli edifici, dobbiamo giocare tutto, perché il tempo di riqualificazione degli edifici è 40 anni. Noi non avremo un'altra possibilità tra 40 anni, dobbiamo farlo adesso, dobbiamo farlo non bene, meglio, di più. E quindi, apro una parentesi ma la chiudo subito, sul 110% potremmo discutere per giorni interi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alessandro Rogora. La vecchia distinzione tra tattica e strategia, ma dobbiamo trasformare la tattica in strategia a questo punto, visto che di tempo non ce n'è più. Siamo alla fine di questo dibattito di questa mattina, di questo convegno. Abbiamo ancora, credo, online Giovanni Carbonara, online, in linea, scusate, insomma, via web, professore architetto che è stato citato più volte questa mattina, che aveva introdotto all'inizio questo convegno. Vediamo se è con noi. Buongiorno, professore. Non so se è riuscito a sentire, se ha ascoltato tutti gli interventi, sono uscite molte linee guida, potremmo definirle così. Vuole commentare quello che abbiamo sentito? Vuole aggiungere qualcosa? Che devo dire? Ho sentito con estremo interesse questi interventi così diversi e così convergenti fra loro, proprio così, no? E veramente una serie di stimoli continui. Io penso appunto, nell'ottica
chi si interessa di restauro, che il tema della, usiamo la parola proprio, sostenibilità, del risparmio, dell'attenzione, è naturalmente alleato a quello della buona conservazione del restauro, no? E quindi aver sentito questa mattina relatori, affermazioni come il meno per il più, ecco, penso a Paolo Rava e al suo titolo, no? Cioè fare poco e bene, pensando molto. Le riflessioni sulla calce di Luigi Vantangoli, sulla calce e i suoi molti pregi, purché ben utilizzata. E i temi del controllo ambientale e queste riflessioni sugli spazi intermedi, gli spazi inutili di Alessandro Rovero, no? O riflessione sulla riduzione dei consumi, più che sostenibilità appunto, nel rapporto uomo-natura, Norbert Laschner. Il tutto anche in una prospettiva urbana, quella aperta da Emma Francia, quindi una prospettiva anche paesaggistica, oltre che architettonica, non può che avermi fatto piacere, anche un'ottica strettamente di restauro, e confortato nella prospettiva di un impegno comune contro gli abusi nei confronti dell'ambiente, ma anche contro un ecologismo industrializzato, no? Fra cui metterei accanto alle paleoliche anche il superbonus 110%, qua ci sarebbe tanto da discutere appunto, che però appunto viene proposto il più delle volte attualmente questo uso del polistirolo, di cui ho sentito alcune critiche, no? E quindi sempre in un'ottica che guarda anche al restauro, l'attenzione alle culture del costruito tradizionali, cui si è fatto riferimento, no? Guardando il Mediterraneo, l'Europa e non solo, ma anche l'Africa, eccetera, soprattutto Mediterraneo appunto, e sono un distillato di queste culture di sapienza costruttiva e di un'esperienza più che millenaria. Tutto questo è quanto mai importante. Gli studi di restauro, e quindi attenzione, l'analisi, l'autopsia dei monumenti, possono costituire utili fonti di informazioni di prima mano e di suggerimenti di integrazioni tecniche. Penso anche alle tecniche di recupero dell'acqua tradizionali, il controllo naturale del microclima di cui si è detto, la durabilità, la compatibilità sperimentata in un costruire lento e molto ragionato, la compatibilità con l'ambiente, l'attenzione ai materiali locali. Penso al bolo rosso ricavato spietrando i campi nella Puglia, nel Salento, no? E utilizzato per l'architettura. Ma soprattutto il richiamo utilissimo ad una frugalità di fondo, no? Penso all'architettura di terra. Ci sia una cattedra su questo tema proprio dell'Università di Valencia in Spagna. E poi l'attenzione alla salubrità e ai materiali naturali, via dicendo. E tutto questo sarà vicino al restauro. Quanto più il restauro avrà connotazioni, per così dire, uso il termine timide, un restauro timido, per dirla con Marco Ermentini, no? Che ha coniato il termine, un architetto di Cremona. Connotazioni timide e non violente o invasive o di ritorno a presunto antico splendore, ma legate a buona conservazione, buona manutenzione. Io penso che il restauro così concepito possa avere una funzione non solo passiva di tutela e conservazione, ma autenticamente attiva di interazione e di fornitura, proposta di conoscenze, mentalità che possono essere messe a servizio di un'architettura sostenibile e adattabile, se si vuole dire oggi resiliente, duratura e non di consumo, come sempre dovrebbe essere. Questo un pochino è l'impressione che ne ho tratto, filtrando nella mia ottica i discorsi di questa mattina. Grazie professore, grazie. Vuole aggiungere qualcos'altro? No, direi, c'è un pensiero soltanto di Giuliano Volpe, un archeologo molto attento a questo genere di cose, che parla di una apprezzabile visione di una nuova strategia, sto citando, di industrializzazione a base culturale del sud, ecco, parliamo del Mediterraneo, dopo la crisi dell'industria pesante. Si pensa agli esiti dei poli industriali di Taranto, Manfredonia, Gioia Tauro, Napoli, Sulcis in Sardegna, creati nella seconda metà del Novecento per favorire lo sviluppo, per così dire, del Mezzogiorno. Questa nuova strategia a base culturale è una sfida coraggiosa per un nuovo meridionalismo, capace di considerare la cultura come un nuovo asse strategico di sviluppo, con un impatto in termini di crescita economica, di occupazione, di benessere, paragonabile a quello avuto dall'industrializzazione,
con la differenza sostanziale che una tale strategia di sviluppo potrebbe garantire anche sostenibilità ecologica, la crescita della qualità della vita, l'equità sociale, la sicurezza. E dice Volpe, che si richiama spesso alla Convenzione di Farenthold, sarebbe necessario pertanto passare dalla logica dell'investimento solo sui grandi attrattori culturali a una strategia di azioni mirate alla valorizzazione di quel patrimonio minore e diffuso, di cui si è detto oggi, che le comunità riconoscono come valore imprescindibile e che potrebbe offrire straordinarie nuove opportunità di lavoro qualificato e di un'economia sana e pulita. Tale strategia però, per poter essere davvero vincente, deve partire dal basso. Mi pare un'interessante riflessione che poi sposta l'attenzione verso anche i temi economici, a che cose dedicarci, in che modo e via dicendo. Una questione latente che cui pensavo sentendo parlare di Lachner, per esempio, è che andranno cambiate ovviamente i nostri modi di comportarci, i comportamenti individuali, altrimenti non se ne esce. Questo è difficilissimo, è stato detto e ridetto, ma penso che sia un punto fondamentale. Mi piacerebbe sentire qualche altra riflessione, se c'è tempo, su questo, di altri partecipanti. Certo, grazie professore. Noi adesso avremmo in teoria una tavola rotonda, però siamo andati un po' lunghi, per cui adesso chiameremo magari qualcuno dei relatori di questa mattina a dare una piccola precisazione. Io vorrei fare una domanda a tutti, se è possibile. Quando si chiede una svolta anche etica, no? di comportamento, di consapevolezza, spesso si crea anche un nuovo linguaggio, o forse per crearla, per indurla, spesso si lavora anche sul linguaggio, no? Mi riferisco alla mobilità dolce, all'urbanistica tattica, a tutte queste locuzioni che vengono prese, sono degli slogan, però ormai la comunicazione, come giustamente avete detto, fa parte anche di una presa di coscienza e di una messa a terra di quello che dovrebbe essere un cambiamento. Ecco, rispetto a quello che abbiamo visto questa mattina, questo nuovo linguaggio, nuove parole, nuove locuzioni, nuovi slogan, ci possono, ci devono essere o sono fuorvianti, secondo voi? La domanda l'ha già fatta professore anche a Norbert, però chi vuole rispondere, l'unica preghiera che non potreste farlo con le spalle alla telecamera. Quindi chi vuole rispondere, ghermisce il gelato e si posiziona sul palco. Presidente? Prego. È una tavola rotonda one to one. Direi che è un divano più che tavola rotonda, perché è comodo, è fatto da un grande architetto. Non sempre. Che è morto nuotando nel Mediterraneo. Sì. Ecco, io voglio dire, ringrazio questa giornata perché ci mette un po' sulla linea di essere di nuovo un po' fautori del nostro futuro, se identifichiamo veramente nelle parole chiave una informazione giusta, non questi elementi completamente errati, come diceva anche Luigi. Nel momento in cui tu conosci e metti in campo delle strategie, lavori veramente per il futuro. Quindi, insomma, su queste parole io starei un momentino attento, perché già la sostenibilità legata al discorso della crescita la vedo veramente molto negativo, e invece la crescita deve essere veramente felice, nel senso che ci fermiamo, torniamo indietro, e la crescita è soltanto quello culturale, perché se identifichiamo il fatto che ognuno di noi veramente può fare qualche cosa se capisce veramente il perché lo fa, e diventa, non dico un esperto, però un uomo. E questo tema del passaggio delle informazioni, vuol dire, capisci che devi lavorare per te stesso e per l'ambiente, perché se vivi nell'ambiente, come abbiamo detto, devi capire come mettere in campo le strategie. Sono legate al fatto che nella città ci sono degli spazi inutili, perché non sono vendibili ma sono veramente molto utili. Io feci una tesi quando ero in facoltà a Ferrara con questi ragazzi, abbiamo fatto una tesi appunto sulla validità dello spazio inutile, lavorando proprio sul fatto che nel Mediterraneo sono obbligatori questi spazi che ci consentono veramente la vita di relazione. Adesso le facoltà lavorano molto, anche qui a Milano e a Bologna, lavoriamo molto sul fatto di progettare
chiamiamola ancora sostenibilità perché ormai sappiamo cos'è, ma in realtà non è vero, perché io la chiamo sempre responsabilità, progettiamo il servizio urbano per mantenere la città, perché è inutile noi fare un restauro di un palazzo se non si sa prima cosa farne. Abbiamo una spesa assurda che non abbiamo possibilità di poi contenere nei costi e nella spesa, e quindi vediamo veramente cosa serve per far veramente di nuovo della città un qualcosa che sia un elemento socializzante e comprensibile. Ma purtroppo non è solo nel restauro, perché anche nel nuovo spesso c'è lo sviluppatore, l'architetto, ma non si sa chi sarà il tenant. Esatto. E questo è un tema pazzesco. Anche perché un grande architetto disse una cosa, secondo me, fondamentale, che mi porta avanti abbastanza nella ricerca, quel poco che posso fare da uomo metto in campo, che la città è quello spazio dove un bambino camminando impara quello che farà da grande. Ma se le città, nel momento in cui metti Piazza San Domenico, in realtà è un parcheggio, c'è qualcosa che non funziona. Il parcheggiatore abusivo. Quindi le parole sono importanti e quindi vediamo di usarle veramente con grano sale. E il sale è sempre qualcosa che porta al discorso del Mediterraneo. Grazie Presidente. Invitavo anche Paolo Rava, il mio grande amico straordinario Alessandro Rogora. Comunque poi Socrate non ha lasciato nulla di scritto, ha scritto qualcun altro per lui. Esatto. Lui andava in giro a fare domande, ma non ha mai scritto. Su Platone è stato fatto molto, su Socrate effettivamente dici bene, non c'è nulla di scritto. No, due note che mi hanno sempre divertito. Recentemente abbiamo fatto una ricerca per una piccola città del nord Milano. Abbiamo preso questa cittadina, 14.000 abitanti, e abbiamo calcolato qual è la superficie di territorio necessaria a sostenere i comportamenti degli abitanti, prendendo, diciamo, i consumi Istat. Allora, per sostenere i comportamenti attuali ci vuole una superficie pari a 46 volte quella del comune, lasciando fuori il tema industriale. Ci siamo poi posti come obiettivo quello di verificare se fosse possibile sostenere quel comportamento a livello nazionale. E abbiamo cominciato a giocare con gli studenti, cioè quel comportamento di consumo. Se voi vi comportaste più o meno tra il Mahatma Gandhi e San Francesco, non sarebbe sostenibile lo stesso, bisogna andare meglio. Allora, giustamente, se non modifichiamo i comportamenti in maniera profonda, Peter Walker, che ha scritto Noi ciclisti salveremo il mondo, ha detto una cosa relativamente giusta: se tu fai il ciclista consumerai meno benzina. Ma se non fai quello, l'idea della transizione, modificando le macchine, cambiando milioni di automobili, noi abbiamo 0,61 automobili a testa, lattanti compresi, in Italia, cambiare queste auto per farle elettriche non è, a mio avviso, l'obiettivo, perché l'impatto, come si diceva prima Norbert, con gli isolanti, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo cambiare profondamente i comportamenti, quindi la parola, l'immaginario funziona, certo che funziona, perché se io prendo una grande attrice o un grande attore e lo faccio andare in bicicletta, nell'immaginario collettivo andare in bicicletta fa fico. Giovanotti, per esempio. Giovanotti o tanti altri. Insomma, questo è fondamentale, perché attualmente quando si chiedono in Italia non si va in bicicletta, che c'è il sole, perché? Perché noi abbiamo la pubblicità delle automobili 3-4 volte alle ore di cena, e quindi nel nostro immaginario l'auto deve essere rossa con lo spoiler, bella, perché fa fico. Quindi il nome, come diceva Umberto Eco, precede, no? Il nome della rosa precede la rosa, ed è importante per cambiare profondamente l'immaginario. E ultima grande nota: io una volta sono andato a dormire in un trullo, un freddo mostruoso, umido, perché la prima volta che lo aprivano per l'estate. Però ero così eccitato dall'idea di dormire in quel trullo, pur essendo appena aperto, che se mi avessero chiesto com'è andata la notte avrei detto una figata, un posto bellissimo, no? Allora, noi modifichiamo i nostri comportamenti, e un trullo è una casa straordinaria, uno stupendo museo, un negozio bellissimo, un ufficio professionale fantastico, perché noi siamo disposti ad adattarci per abitare quel luogo, che ha un valore. Se voi entrate in uno spazio, diciamo come questo, non così grande, ma multipurpose, in cui c'è la rete wifi, è tutto perfetto dal punto di vista normativo, non questo, insisto, sarà una triste casa, un pessimo museo, un edificio per lavorare molto. Quindi
Io credo che questa cosa debba far pensare, perché i comportamenti credo siano la chiave. Se non cambiamo quelli subito e decidiamo di essere ciclisti, vegetariani, di vivere un po' più al freddo come Totò vestendo la maglietta di lana di notte, non avremo tempo, non abbiamo tempo. Quindi sposo perfettamente, lascio la palla a Nord, se vuoi dire qualcosa, ci facciamo dei lanci come nel calcio. Prego Norbert, poi dopo abbiamo una sorpresa, una premiazione, ma non dico altro. Mi collego proprio a te che hai parlato di comportamenti. La grande domanda è come possiamo creare questo ambiente, questo habitat che ci aiuta a cambiare, perché al cambiamento siamo per natura ostili, per cui come possiamo creare un humus dove può crescere questo nuovo seme. Per cui credo che tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che stiamo costruendo, dobbiamo riflettere se promuove e aiuta a questo cambiamento di stile o non aiuta. Perché siamo l'unica e l'ultima generazione che ha la possibilità, o forse anche il dovere, di tentare questo cambiamento. E forse la parola è importante, ovviamente ha un potere, ancora più grande è il potere del silenzio. Imparare il silenzio. Credo che la mancanza di silenzio oggi ci ha portato al malessere, a vivere la malattia, perché questa assenza di silenzio ha favorito il mondo virtuale, un mondo falso, no? E non siamo più capaci di capire che cosa ci fa male. Per questo credo che proprio chi si occupa della costruzione dell'ambiente deve guardare di arrivare come potremmo modificare questo ambiente che ci circonda. Se guardiamo la storia delle costruzioni anche nell'Ottocento, vediamo un mondo costruito dove non c'è un filino di verde. Non vi siete mai accorti? Ci sono piazze bellissime, però non c'è un albero. L'albero è quello che ha dimostrato di essere più lungo su questo pianeta, la vegetazione. Cioè, noi siamo presenti Homo sapiens 300.000 anni. Una specie mediamente rimane sul pianeta 5 milioni di anni. Adesso vi chiedo, voi pensate che ce la facciamo di arrivare alla media? Per questo credo dobbiamo ricollegarci con la natura e l'albero, la vegetazione, credo che potrebbe darci una grande mano. Tutta colpa della città ideale che non ha messo gli alberi nella piazza. Io sono rimasto stupito in un evento a Berlino dove mi ha fatto vedere un ricercatore due molecole. La molecola della clorofilla, della fotosintesi, la molecola del nostro sangue, due molecole identiche nella geometria, nella materia. L'unica differenza tra omoglobina e la clorofilla, al centro c'era un atomo, una volta è il magnesio, una volta è il ferro. Cioè l'unica differenza, cioè, per far vedere cos'è connessione, certo. No? E adesso l'ultimo che è rimasto stupito, ma è fresco, devo approfondire, è di una giornata che hanno scoperto ricercatori che l'albero ha un battito di cuore. E parla anche. Cioè sappiamo dalla comunicazione, eccetera, però praticamente ha solo questo battito molto più lento e non si sapeva mai come riesce a pompare l'acqua fino a 30, 40, 50 metri. Non è l'osmosi, ma sembra il cuore, cioè praticamente restringe come il cuore che sta pompando e controlla la nostra pressione, l'albero controlla l'acqua. La linfa. Cioè, credo che questo avvicinamento alla natura forse ci rallenta un attimino e ci mette nelle condizioni di arrivare a questo stile di vita che è cattivo e dirompente, che dobbiamo correggere. Però serve un ambiente che ci aiuta, che favorisce questo cambiamento, e l'accelerazione è il contrario di quello che vogliamo avere. Grazie.
grazie Norbert ancora, grazie per averci seguito, ma non abbiamo ancora finito perché c'è a questo punto la premiazione. Abbiamo Vito Maiorano che è co-founder di Edis Social Network. E che cosa consegnate? Che targhe consegniamo? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo, permettetemi di rubarvi qualche minuto per ringraziare voi intervenuti, MADE Expo che ci ha dato questa opportunità, Giorgio Tartaro qui presente che ci ha seguito, ha messo a disposizione tutta la sua professionalità, è stato un lavoro davvero meticoloso e lo ringrazio ancora. Io volevo ringraziare anche Luigi Vantangoli che invito con me sul palco perché ha accettato questa nostra proposta. Grazie a lui insomma abbiamo organizzato questo evento autorevole, questo autorevole evento fatto insomma di interventi altrettanto autorevoli e prestigiosi. Ringrazio tutti voi, ringrazio il professor Carbonara che purtroppo è solamente in streaming e al ricordo insomma di questo nostro primo incontro volevamo ringraziare, consegnare appunto delle targhe. Quindi, allora teniamo per favore il microfono, ecco grazie, un altro microfono, il microfono vicino così sentiamo. Chiamate voi, immagino siano per i relatori le targhe. Anche per te. Ah, ok. Allora, chiamerei innanzitutto Paolo Rava. Non so se il protocollo ci permette di stringerci la mano. Beh, se siete vaccinati, sì. Siamo vaccinati. Abbiamo il Green Pass per essere entrati, quindi. Allora. Beh, dai, un applauso facciamolo. Grazie. Ho perso il mio uomo. Peraltro anche qui cuore pulsante perché a un certo punto l'aula era piena. Ah, assolutamente eh? Sì. Diciamo che Norbert attrae sempre un gran pubblico, anche gli altri. Però quando parla lui... Volevo dare un dato. Luigi, grazie anche a Luigi, siamo arrivati, abbiamo sfiorato di poco i 1000 iscritti. I mille. E abbiamo avuto una presenza di? Una presenza media, insomma, di circa 600 e qualcosa. 680, e un picco 600. Di? Vabbè, ma hai detto 900 prima quindi dalle... e in più insomma la nostra diretta social ha coinvolto una media di 560 mi dicono dalla regia, ovviamente dai social c'è chi attacca e stacca insomma quindi certo. Non vi rubo altro tempo, procedo con la consegna, grazie. Grazie mille. Foto di rito. La seconda targa. Emma Francia. Emma. Luigi, Emma la lascio premiare a te, insomma. Siamo ancora in diretta, immagino, no? Quindi ci vedono sì. Anche da casa. Quale onore. Microfono. Norbert. Norbert. Purtroppo è in plastica la targa, dovevamo farla in bambù ma non siamo riusciti. Io rido ma non c'è da ridere. Allora, Alessandro Rogora. Grazie a lei, è un onore mio. Beh, questa la consegno io a Luigi Vantangolo, insomma. Beh, certo, ci mancherebbe. Grande Luigi. Beh, e dove troviamo tutte queste informazioni sulla calce? Perché le spiegate benissimo, però non mi ricordo già più. C'è un sito, qualcosa dove sì, troviamo? Cioè, noi abbiamo un sito Atene Academy e siamo anche bravini nel fare dei corsi online. Si chiama il sito? Atena Academy, okay, atena-academy.it, comunque bene, si trova abbastanza. Così andiamo bene. A cercarli. In poco più di un anno abbiamo raggiunto più di 12.000 tecnici nei nostri corsi online. Ecco, a proposito di comunicare e diffondere, grazie. Vito? Giorgio Tartaro. Ah, ecco. Aspetta, no. Grazie, grazie mille così per la foto. Aspetta che lo sto coprendo. Grazie.
Ok, non mi resta che ringraziarvi ancora. E a proposito di dati, volevo insomma invitarvi, insomma, anche quelli che ci seguono da casa. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e continuano a seguirci sia sulla piattaforma Atene Academy sia sul nostro centro di formazione di Edil Social Network, la SN Academy, e abbiamo raggiunto in pochissimo tempo quasi 260.000 iscritti che ogni settimana, oltre a ricevere tutte le nostre comunicazioni, seguono i nostri corsi di formazione, tra cui anche quelli organizzati da Luigi. Grazie ancora e vi diamo appuntamento, insomma, al prossimo evento. E... grazie a tutti, grazie anche da casa. Ciao, arrivederci. Arrivederci.